Salve a tutti. Benvenuti. Ciao, benvenuti. Oggi ci vedete un pochino più mogi perché abbiamo avuto, non so se avete sentito che a Milano c'è stato un terribile nubifragio, che chiamano nubifragio è poco. Nel senso, è venuto giù di tutto, poi noi avendo lo spazio in zona Naviglia, Milano, immaginate cosa può essere successo, nel senso che abbiamo il nostro magazzino praticamente Era un box auto, essendo piccini. Si è allagato è stato un bel disastro. Quindi diciamo che tutto il materiale che noi avevamo lì depositato per spedizione e quant'altro, buona parte per fortuna, una parte in studio, buona parte non tanto, è una parte in studio per cui possiamo garantire spedizioni e tutto quanto. Infatti oggi dovevamo prenderci un'ora per parlare del nostro progetto, delle nostre cose e tutto quanto, ma ci siamo presi solamente 15 minuti a questo punto prima di far entrare gli amici della BATS, che magari ci tirano anche un po' su di morale. Io a questo punto farei vedere qualche immagine di quello del disastro, visto che voi comunque ci seguite, ci supportate. Ci sono stati ordini anche oggi per quello, vi ringraziamo tantissimo per capire un attimo anche quali difficoltà si possono attraversare quando si realizzano fumetti e non si è grosse realtà editoriali, cioè si fa con passione, ma a volte quando capitano le sfighe come queste. Tanto faccio vedere qualche immagine, mi raccomando Rosa, non. Io stavo, figurati, stamattina mi sono alzato dal letto, sono arrivato lì, sono arrivato in studio e mi sono ritrovato a mettermi dalle galosce ed entrare in acqua a salvare alcuni fumetti che sono rimasti integri. Diciamo che l'acqua è entrata di forza e quindi per quanto fossero sistemate anche all'altezza, diciamo, gli albi importanti, e purtroppo la forza dell'acqua ha tirato via tutto. Adesso faccio vedere un po' che immagine. Questo è quello che io ho trovato quando sono andato in studio, cioè sono andato nel box. Questi sono tutti i numeri che noi avevamo preparato per la Francia e che praticamente questi sono gli OSIF, la serie, il terzo numero. Questi lo Joseph francese. No, è stato veramente una roba. Io ho trovato tutti questi scatoloni, immaginate, stavano in alto. Per cui quando è arrivata l'acqua, probabilmente la forza li ha tirati giù. Adesso quando sono entrato io, stavano già aspirando buona parte dell'acqua che si era depositata. Allora, mando avanti un po', c'è ancora qualche foto per rendervi conto, cioè praticamente l'acqua è terrificante, cioè nel momento che tocca la carta diventa, praticamente a mo' di spugna hanno assorbito acqua tutti gli albi. Fortuna vuole che qualcosa è rimasta in studio perché io lo tengo come archivio della nostra realtà editoriale, per cui abbiamo sempre dei numeri a portata di mano, però questi vedete. Sono albi praticamente che noi prendiamo e buttiamo perché non sono, si incollano, se la carta è rovinata non si possono più vendere. Questi sono i VC che era il magazine che noi abbiamo fatto, che avevamo, insomma è stato veramente un disastro. Questo è il catalogo che avevamo realizzato per la mostra 2001 Odissea nello spazio, forse qualche copia ne è rimasta ancora. Diciamo che chi ha acquistato le nostre cose in passato fondamentalmente si trova adesso, per alcune cose che sicuramente non ristamperemo, si trova dei. Delle, siamo almeno felici che abbiano delle tirature limitatissime, estralimitate. Questo è praticamente quello che ha combinato l'acqua, cioè ha tirato via veramente di tutto. Cioè, sì, addirittura la mia collezione di fumetti che avevo messo lì è venuta proprio giù, è crollata. Dice addirittura l'uomo con la valigia stava dall'altra parte del magazzino, per cui questo è praticamente quello che è rimasto.
Io non ho toccato, cioè è venuto proprio giù tutto, tutto. Stiamo parlando veramente di una marea di copie, ormai si sono inzuppate, per qualcosa siamo riusciti a portarla via, ma stiamo parlando di poca roba. E niente, questo è la bella giornata di oggi, ma malgrado questo noi tiriamo avanti e sperando veramente che ci tiri su di morale adesso i prossimi ospiti che attendiamo fra 10 minuti, che sono i Bugs. Abbiamo chiesto appunto di venire mezz'ora prima, stare con noi un'ora, anche perché solitamente loro mezz'ora diciamo che non... che è riduttiva perché hanno sia tanto da dire, sia sono bravissimi nell'intrattenerci. E poi avremo anche oggi Enrico Ercole con l'appuntamento con la musica a strisce. E niente, vabbè, oggi vedete Rosa un pochino così, un po' tristina perché non è lei, addirittura le vede adesso le immagini, le foto, perché non è entrata, sono andato io e sì, beh, devo essere sincero. Non è bello vedere tutta la fatica che ha realizzata, perché chi fa il nostro mestiere, chi ha delle realtà editoriali lo può capire meglio di noi, cioè lo capisce benissimo che ogni albo che viene stampato è fatica. E poi tra l'altro c'è sempre una percentuale di albi che si stampano per pagare i costi e un'altra percentuale che è il famoso guadagno. Diciamo che noi sugli albi francesi, fino adesso siamo sempre riusciti la Francia è sempre stato un mercato che è andato bene, quando siamo andati con i nostri prodotti, diciamo però che ogni volta, è già la seconda volta che ci capita, è già successo un'altra volta, ma non a questi livelli, perché dobbiamo ristampare nuovamente, significa affrontare dei costi e il rischio è quello di non poterci rientrare, cioè sui prossimi noi avremo la difficoltà che dobbiamo riprendere da capo, ripagare tutto, senza aver avuto il rientro. Gli albi che avete visto lì praticamente sono quelli che devono essere il guadagno effettivo. Quello che noi possiamo garantire con la shop online, abbiamo, diciamo, la Iosif fortunatamente era in studio, Area 2100 era in studio, tranquillizzo anche gli amici di Area 2100, i pacchi erano in studio, per cui si sono salvati da questa ecatombe. Purtroppo uomo con la valigia, abbiamo delle copie, ma lo ristamperemo di sicuro. Per cui chi volesse ordinarlo, le copie ci sono, dovremmo Quante ristamparlo sono? 5, assolutamente. 6 copie, una decina di copie abbiamo forse. Poi Iosif, la serie, purtroppo voi avete visto, se quella che diciamo ne ha È stata veramente una catastrofe, però adesso io sentirò diciamo il numero 2, il numero 3, dovremmo essere abbastanza tranquilli. In ogni caso Alberto Locatelli ha altre copie del numero 3, per cui ci potremo organizzare con lui tranquillamente. Pop si è salvato perché stava in studio, fortunatamente erano, se eravamo, stavano, le copie stavano esaurendosi, quindi non era quella cosa, quello si è salvato. Pop in francese, erano rimaste pochissime copie, per cui si sono salvate anche quelle, perché qualche scatola sono riuscito a tirarla fuori dall'acqua, era rimasta sopra, addirittura era rimasta abbastanza asciutta. E che altro dire? Vediamo come organizzarci. È chiaro che adesso, dopo questo lockdown, non ci voleva una sfiga simile. Una sfiga simile. Perché dopo un fermo di questo in questo momento, senza fiere, con cioè la fumetteria un po' bloccate e tutto il resto, cioè, insomma, non ci voleva. Purtroppo quando capitano queste cose, non siamo stati gli unici, anche girando nella zona, è entrata anche acqua nelle case, per cui è stato veramente un problema anche per tante altre persone, quanto ci siamo resi conto. Chiaro che abbiamo avuto la sfortuna che
purtroppo probabilmente dovevo liberare prima lo spazio, ma nessuno preventivava che a maggio ci fosse questa cosa, no? E si parla di, sai, ho sentito grandi, le piogge, c'era di tutto, no? È una cosa veramente pesante. Sì, sono scoppiati i tubi, si sono rotti. Sono tubature, tubature, tutta una serie di coincidenze che adesso quelle foto che avete visto era solamente una parte, cioè io posso anche farvele rivedere per rendervi conto, ma e parlarci sopra così almeno. Questa è solo una parte, cioè come vedete è come se fosse stato un'onda, avesse spiaccicato tutto alle pareti. E questi sono gli Iosif 3, sono praticamente tutti da buttare, tutti fradici. Cioè, una volta che si bagna un fumetto è invendibile. Su, dai Rosa, tanto già non si va avanti, non preoccupare. No, quello che ci dispiace, per esempio, Iosif, che è il Iosif francese, che voi vedete, potete vedere, è una scatola intera. Cioè, chi fa questo mestiere sa benissimo. Che danno, non tutte queste su tutte scatole di Iosif. Questa è anche in VC, la rivista non è praticamente, penso di non avere più copie, forse ne ho qualcuno in studio. Questa qui lo stesso, l'uomo con la valigia, anche l'uomo con la valigia è stato una delle scatole che poi ha preso, ma non ce l'aspettavamo sinceramente, non. Va bene, va bene. Noi attendiamo adesso che arrivi il basso. Abbiamo le spalle grandi per sopportare insomma, anche quest'altra cosa. Comincio un po' a stufarmi di avere le spalle larghe. No, spero che speriamo che le cose si sistemino. Per una è un periodo un po' di merda. Cioè, questo bisogna essere sinceri, non doveva capitare. No. Però rassicuriamo chi, nel senso, chi vuol fare gli ordini, gli albi ci sono ancora. Nel momento che noi abbiamo esaurito gli albi, sicuramente proprio blocchiamo dallo shop, ci provvediamo a ristamparli, però in questo momento abbiamo avuto tutta una serie di sfighe, sono accumulate. Quindi speriamo... Siamo stati fino adesso abbastanza, come dire... Abbiamo cercato di inventare di tutto e di più per resistere ad ogni batosta che abbiamo ricevuto, però appunto... Insomma, un bell'annino di merda questo 2020 e speriamo che finisca al più presto. Non se ne può più. Non ci voleva, questa non ci voleva. Vabbè, io voglio ringraziare tutte le... come dice Ferretti, dai. Io voglio ringraziare tutte le persone che stanno scrivendo in questo momento. Vabbè, li faccio io, li accendo un attimo io così. Sì, io non riesco a farli scorrere perché sennò mi metto a piangere. Di brutto. La faccio scorrere io così piangi. Grazie, Barbara Enrique, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma è veramente dura, questa cosa non ci voleva. Tanto è faticoso. Vabbè. No, grazie comunque starci. Vediamo, intanto andiamo avanti con la trasmissione, visto che comunque abbiamo detto andiamo comunque in diretta, tiriamo avanti. Su, ci distraiamo un po', anche perché cosa facciamo adesso? Noi per sfogare questo senso di frustrazione, questa tristezza, questa rabbia, noi bullizzeremo come al solito qualcuno. E chi c'è con noi da essere bullizzato? Il nostro carissimo Gianmarco Fumasoli. Ciao Gianmarco. Però Gianmarco, tu non dovevi avere i capelli come i miei, tu dovevi metterti il cappello come Fabiano. Certo. Non ho cappelli, io purtroppo ho 61 come testa, quindi è difficile avere dei cappelli. E a quanto sembra... Cosa? Hai il corpicino piccolo, due piedini e due manine piccoline, però mi hanno detto. Ha la testa grande, ma il resto del corpo... No, in realtà sono abbastanza... Me la cavo, dai, sono 1,90, quindi tutto sommato è tutto in proporzione. Quindi... Niente, io aspettavo anche Adriana, in realtà, che partecipasse a questa offesa. Ah, che ci voleva l'Adri! Arriverà. Però... Non so, arriverà? Io credo che arrivi.
Allora, intanto è uscito il nuovo numero di Samuel Stern, che io non ho avuto tempo di leggere, sai com'è, a volte si ha qualche problemino. Ah, che sfiga. Invece non l'ho ancora letto, ma giuro lo leggerò, perché tutti ne stanno parlando benissimo comunque di questo, sì, di questo numero. Per il solito motivo, non l'hai scritto tu. Com'è possibile sta cosa? Parlano tutti bene del numero che non hai scritto. In realtà mi stanno dicendo quasi tutti che è il più bello e non è scritto da me e da Massimiliano, e molta gente mi scrive: certo, peccato, che... ma io in realtà sono contento. Certo, peccato che non l'hai scritto tu, ti hanno detto, no? Gioia, no, mi dicono: certo, non l'hai scritto tu, come per dire ci sei rimasto male, ma in realtà non, no, cioè sono molto contento io che qualcun altro scriva Samuel anche meglio, in questo modo faccio sempre meno, tutto sommato, quindi alla fine è un qualcosa di positivo in un certo modo. Cioè, l'importante è che Samuel piaccia e che funzioni. Di conseguenza mi va bene qualsiasi cosa. Insomma, se qualcuno riesce a scrivere Samuel in questo modo, ragazzi, io sono la persona più contenta del mondo, essendo comunque anche l'editore di Samuel, quindi non è una questione di chi è meglio, cioè nel senso va bene, l'importante è che il progetto... Io facevo le battutine perché sai che ti seguo nel tuo profilo e vedo che qualcuno ogni tanto fa la dice: ah sì, bello, però peccato che... peccato niente, nel senso che è una cosa... nel senso, quella storia l'avete selezionata voi, chiaro che se l'avete scelta un motivo c'è, cioè, che è bella. Sì, 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 ma poi è comunque piacere, ecco, nel senso che siamo comunque contenti che anche gli autori che lavorano su Stern al di fuori di me, di Massimiliano e di Marco, riescano a entrare così bene in Samuel Stern, quindi è molto contento. Sono molto contento. Diciamo che ho chiesto a Luca Blengino un'altra storia, ma gli ho detto: mi raccomando, scrivi una schifezza. Perché devi emergere tu, giustamente, esatto, se no esatto. Come finisce? No, se esatto. No, la fai scrivere, la firmi. E lui mi ha detto: guarda, ci proverò, mi ha detto è difficile, però ci proverò, insomma, quindi staremo a vedere. Non è che ti ha detto proverò a plagiare una delle tue, non te l'ha detto? Ha detto no, ancora no. No, ancora no. Quello non ci siamo. Quindi comunque gli avete chiesto di scrivere un'altra storia? Beh, perché no? E poi secondo me anche la copertina è molto bella questa. Bella, sì, diciamo che le copertine di Samuel stanno seguendo la direzione che io volevo, quindi ne sono molto molto contento, ecco, quindi va bene, le copertine vanno bene. Adesso abbiamo anche la 7, no, la 7, questa è la 6, la 7, la 8 e la 9 pronte. Quindi, possiamo vederle. Quindi possiamo iniziare a parlare anche del prossimo numero, perché qua appena iniziamo a parlare uno già sta per uscire l'altro, finisce il mese. Allora io posso farvi vedere la 6. Ah, che bella, c'è Adri. Esatto, ecco Adri, brava! Fai compagnia a Fabiano, così mi... Puoi ricondividere poi Gianmarco, che è saltata la... Sì, metto la 7, metto la copertina della 7. Perché ti sei messo una specie di roba in testa? Come? Perché vuoi farti compagnia? Io faccio compagnia a Gianmarco e Adriana fa compagnia a te. Due bonzi e due godi capelli. Yeah. L'ha bocciato subito. Ma poi molto bella la maglietta di Spider-Man, mi piace. Grazie, ma non è Spider-Man, è una felpa rossa. No, quella di Adriana. Invece sai chi sembri tu, Fabiano, in questo momento? Fabiano sembra Freddy Krueger che è stato messo in ammollo. È vero! In ammollo sicuro! Freddy Krueger in filtro blu. Freddy Krueger. Sai quando mettono il filtrino? T'hanno lavato male, Fabiano, sei uscito smurro. Secondo me t'hanno lavato male, hanno sbagliato lavaggio, sì. Allora, parliamo di cose serie. Torniamo a parlare del fumetto scritto da Luca Blengino. Vai, Adriana, vai tu. Io? Devo fare una confessione. Aia, che è successo? No, tranquillo. Fantastico, Gianmarco. Forse avremo un altro ospite, forse.
Così, io, senza chiedere ai padroni di casa, si fa così, esatto. Cioè l'imbucato abbiamo. Chi è? No, è un ospite Bugs, è chiaro. Ah, ma chi okay. è? Vabbè. Se viene, guarda, preoccupato, ma chi è? Chi è? Anche è preoccupatissimo. Ma mi piace questa cosa, sta puntata a colpi di... È una puntata a colpi di scena, ragazzi. Io però mi... La soap opera ci fa una pippa a noi. Io sono... sì. Ma io comunque farei andare avanti Gianmarco prima che arrivi il nuovo ospite, non si sa mai, potrebbe essere chiunque. Intanto tu procedi nel mostrare le altre copertine, vai avanti per il tuo, perché sennò rischiamo che arriva uno... Chissà. È uno che a dare fastidio, diciamo. Esatto, esatto. Amico di Adriana, immagino. Sai, qualcuno imbucato da Adriana. Sì, Adriana poi fa tutte queste cose strane, non è, capito? Io pensa che mi ero preoccupato perché ho detto Adriana non si collegherà e mo si collegano in due, cioè pensa che roba. Adriana si Adriana che non si collega non è credibile. Prendi, come che era quella del detersivo? Prendi uno e paghi uno e prendi uno. Due. È così, è così. Allora, diciamo che io oggi, visto che abbiamo un'ora a disposizione e per seguire un pochettino la logica con cui avevamo deciso di intraprendere queste dirette nella fase 2 del Corona versus Comics, volevo parlare di alieni. Andiamo, okay. Abbiamo bisogno, sì, dai, per favore, un po' di aria fresca, un po' di diversità, sì, aria nuova. Dai, parliamo di alieni. Parliamo di alieni e per questo grazie a Adriana di essere qui. Che c'entra Adriana? Perché Adriana è un po' un alieno. Bello, ecco. Non capite proprio... Stavo pensando, detto, vediamo che mi posso mettere in testa per solidarietà. Non c'è niente. No, ma meglio. No, stiamo senti, cambiamo noi facciamo di compagnia, Gianmarco. Cambiamo immagine. E parliamo di alieni. Alieni è venuto prima di Gangster, è l'ultima, no? Alieni è venuto nel secondo anno di Lucca, quindi Alieni è arrivato durante Lucca Comics 2016 ed è stata la seconda rivista Bugs Comics dopo Mostri. Le copertine di Alieni fatte Andrea Olimpieri. Oltretutto la cover del numero 2 è stata anche candidata quando è uscita. Alieni è il primo, diciamo, è stata un po' una scoperta perché è stato il nostro primo prodotto cartonato e quindi già lì abbiamo creato un po', perché non Alieni, diciamo, io mi ricordo a Lucca quando uscì Alieni e alcune case editrici che prima ci avevano considerato, diciamo, era diversa, sono venute al nostro stand e si sono proprio studiati Alieni, perché è un gran bel prodotto, diciamo, di qualità, ed è soprattutto uscito un anno dopo Mostri, quando ancora noi venivamo osservati e ancora non si capiva bene la Bugs cosa volesse fare, quindi dopo un anno in cui eravamo andati avanti con Mostri, avevamo esordito con i Mostri, con Adriana, abbiamo portato un bel prodotto cartonato, confezionato in un certo modo, in maniera professionale, sempre grazie a tutto il gruppo, insomma a Paolo Altibrandi, e anche le altre case editrici sono venute da noi e hanno cominciato a cercare di capire dove volessimo andare a parare. Addirittura, in alcuni casi, come se qualcuno cercasse di capire che vogliono fare, cioè che si sono messi in testa di fare in qualche modo. Questa cosa mi fece molto piacere, a un anno dall'esordio editoriale, quindi la seconda Lucca. E Alieni poi si differenzia anche perché... mentre Mostri vedeva le ristampe delle vecchie storie della Acme, Alieni è stato la prima vera scommessa con tutte storie inedite e quindi tutte storie che prodotte direttamente in casa, quindi scritte e disegnate da autori Bugs. Alieni era il nostro modo per raccontare la fantascienza, però visto che tutti erano abituati a quello che era Mostri, con il numero 1 di Alieni abbiamo pensato non facciamo 2001 Odissea nello spazio, facciamo Alien, quindi facciamo un qualcosa che sia ancora a cavallo dell'horror e che però sia effettivamente fantascienza. Dopodiché dal numero 2 in poi ci siamo staccati completamente dal genere e siamo andati nella direzione della fantascienza più pura,
Considerate che il numero uno di Alieni ha avuto un successo enorme, tant'è che il numero due è stato messo in lavorazione immediatamente dopo, io non me l'aspettavo. 3 giorni di Lucca sono esaurite le white cover, che erano 150, e abbiamo venduto tantissimi volumi. Io mi basavo sui numeri di mostri, quando uscì Alieni, Alieni vendette tantissimo, già in fiera, quindi fu una bella scoperta. E questo è l'esordio di Adriana Farina su Alieni, perché Adriana disegnò su... Non è contenta, non sei contenta. No. Ma tu la devi menare, la devi menare, Gianmarco. Sembra che si butta giù. È vero. Senti, buttatela fuori, per favore. Ma lo fa apposta perché si vuol far fare i complimenti. Questa è furba. Io l'ho capita. Beh, c'ha 4 anni questa storia, no, Adri? Come me? Sì, c'ha 4 anni. Non parlo mentalmente, parlo di Gesù. L'abbiamo fatto 2016, sì, tra poco fa 4 anni. Cari genitori. No, io mi ricordo quando mi ha mandato la sceneggiatura, no? Io era veramente un anno e mezzo che gli davo il tormentone, voglio fare una storia realistica, voglio fare una storia realistica. Ma disegna tu, che brutta che è. Esatto. Va bene, meglio. Tu le dai soddisfazione, Fabiano, sì, io la insulto, invece. Che schifo, ci scambiamo i ruoli. Mamma mia, che brutta. E, insomma, dopo sto grandissimo tormentone mi arriva la sceneggiatura e il protagonista chi è? Cioè io, brava, diciamo, a, che ne so, mi piace fare le donnine, i capelli, un uomo pelato. Meraviglia. Ma c'è, cioè, è la storia di Gianmarco, sì. Prima della, durante, dopo la rasatura. nudo poi, dopo la quarantena. Perché nudo, dopo la quarantena. Non mi entrano i vestiti. È una cosa... Però dai, alla fine... Chi l'ha scritta? Gianmarco, no, nemmeno, no. Chi è che l'aveva scritta? Sai che non mi ricordo. Poverino! No, forse io! Chi sei? Forse io! Forse io! Oppure il tuo ghostwriter, come al solito. Sì, ma... Non funziona il microfono. È pazzesca sta cosa. Povero sceneggiatore, scordato. Ma guarda, se me lo sono scordato è probabile che sia io, perché generalmente... Questa invece è la storia di Alessio Maruccia, ho tirato fuori una tavola per ogni storia, e questa è una storia brevissima, erano tipo 4 o 6 tavole, perché Alessio fino a quel momento aveva lavorato sempre su mostri e stava lavorando su mostri, ma una storia su Alieni non la faccio, perché lui era, diciamo, l'autore che era presente su ogni rivista dall'inizio. E io ho detto, ah, guarda, non so, allora ho ricontrollato bene il timone, rimanevano fuori 4-6 tavole, abbiamo fatto questa storia al volo per dare un senso di continuità a questa, ad Alessio, che era presente su tutte le riviste. E poi questo è Andrea Olimpieri, questa è una storia che abbiamo fatto io e Andrea insieme, e Andrea Olimpieri è anche l'autore delle copertine, si chiama Outpost 31, che è un omaggio alla cosa di John Carpenter, perché nell'Antartide della cosa si chiamava Outpost 31, ed è una storia bellissima, io la amo particolarmente, e soprattutto qui vennero fuori le mie proprio, diciamo, la mia anche velleità da sceneggiatore, perché proposi ad Andrea 2 o 3 tavole molto particolari, alcune speculari, alcune... mi lasciai molto andare in questa storia, anche per come vedevo la tavola. E Andrea fece un lavoro incredibile su questa storia, che tra le altre cose è la storia di copertina del numero uno. Certo, bisogna sempre sentire poi l'altra faccia del disegnatore, come l'ha vissuta questa situazione. Insomma, non è la prima esperienza di disegnatori traumatizzati dal rapporto di lavoro con te. Ci abbiamo intervistato qualcuno. Non sarebbe la prima. Considera che Adriana era bionda prima di lavorare con me. vabbè, questo... ognuno è bastato. Deve resistere in qualche modo ai traumi. Una deve cosa che... pure io rossa. Una cosa che ti chiedo invece è la... Il tipo di fantascienza scelta è un po' retro, come,
come fantascienza. In alcune vedo che comunque si rifanno a fantascienza anni 50, o sbaglio? Alcune sì, non abbiamo dato vincoli particolari. Alcune storie sì, assolutamente sì. Non su Alieni 1 però avevate deciso di mettere proprio il classico disco volante in tutte le storie, solo su Alieni 1. Sì. No, in realtà però non su tutte, no. Perché qua non c'era, qua si parlava proprio di creature extraterrestri, di dischi volanti ce n'erano, qui in Alessio non c'era, nel tuo sì, in questa di Antonio De Luca, questa è una storia, diciamo, redneck di Antonio De Luca, fantascienza molto bella anche questa, c'era il classico disco volante, qui invece questa è la prima storia di Antonio Mlinarić per Bugs Comics. Antonio ha esordito direttamente su... Antonio è la persona che ha fatto Frontespizio e tutte le varie illustrazioni che sono all'interno dei volumi di Samuel Stern, e questo è il suo esordio in Bugs Comics, dove praticamente un gruppo di alieni è arrivato sulla Terra un po' di tempo fa, ormai sono parte della quotidianità, quindi nessuno ci fa più caso, no? È normale vivere con gli alieni, e sono una sorta di reietti che vivono dentro una stazione dei treni e vengono sfruttati, insomma è un po' anche una denuncia sociale, volendo, possiamo dirla così. E lui pensò allo studio dell'alieno, in modo da dar vita a un ET un po' diverso da quello a cui siamo abituati. Questa storia pure mi piacque molto. E questo è Diego Oddi, che adesso lavora per la Francia già da un po' e ha esordito con noi su Alieni, e ha realizzato anche lui una storia molto molto interessante, basata su quella che è la malattia, non so se avete presente la malattia di chi è allergico alla luce, no? Alla luce del sole. Sì. E abbiamo fatto una bella storia anche su questo. Chiaramente poi va nella direzione fantascienza, perché comunque, appunto, ecco, essendo alieni, prima o poi... La difficoltà di queste riviste, soprattutto di mostri e di alieni, è basata sul fatto che l'effetto, la sorpresa di quella rivista, la sorpresa di una storia specifica, non potrà mai essere che c'è il mostro, c'è l'alieno, c'è un qualcosa che abbia a che fare con il genere, perché essendo... chiamandosi così la rivista, è chiaro che prima o poi arriverà un alieno, arriverà un mostro. Quindi era difficile spiegarlo a chi esordiva con noi per la prima volta. Ciao Giampiero. Ciao. Perché magari ci sono arrivate delle proposte dove in una stanza c'erano due persone e alla fine uno era un alieno. Non funziona, perché l'alieno prima o poi, se si chiama alieni, deve arrivare. E quindi l'idea di costruire qualcosa con cui magari si rivelasse subito chi era l'alieno, qual era la situazione, poi portava a una gestione di un plot finale differente dal solito, un po' originale, come poi facevamo del resto su mostri. Luciano Costarelli che ha fatto un lavoro eccezionale, perché ha proprio realizzato una storia come se fosse la EC degli anni 50, proprio anche con la caratterizzazione dei volti, con un certo tipo di impostazione grafica. Luciano è anche, lui lavora anche nella grafica, e quindi è venuta fuori questa storia molto bella, basata proprio su quel tipo di fantascienza, quella che leggevamo su Weird Science, anziché, insomma, produzioni simili. E questa è l'ultima, che è Pietrantonio Bruno, che poi, vabbè, ha fatto tantissime altre cose, ha fatto tanti altri lavori, e ha fatto questa storia che secondo me è un capolavoro. E, tutti pensavano che lui avesse realizzato il cielo al computer, in realtà questo cielo è figlio di un tratteggio. Quindi tutto questo cielo che si ripete in tante tavole di questa storia è fatto a mano, un segno alla volta, una cosa... Si vede anche, perché quando è fatto a computer non lo vedi così, sembra così una testa. Questa è una storia molto molto bella, molto bella, disegnata molto bene, insomma è un bel lavoro. E questo è scritta da chi, è quella?
Se non sbaglio, Luca Ruocco. Luca Ruocco. Luca. Non è preparato, diciamolo però. No, 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 Luca Ruocco. Ma ti devi guardare un attimo. Non per, guardo, non per niente io gli sto richiedendo tutti gli sceneggiatori. Mi piace vedere la difficoltà. In realtà me ne ho visto uno solo, quindi non è... Non è... Però io ho qui davanti tutti i nomi, quindi lo posso controllare al volo, vediamo se avevo ragione. Comunque le copertine sono bellissime. Esatto, io me la ricordo. Io resto veramente... No, ma ricordo Luca Ruocco, Io adoro le copertine di le copertine di tutti gli albi che ci stai facendo vedere, ma grazie. Sono una più bella dell'altra, sì? Spazzano. Grazie. Secondo me è un po' la forza di quello delle edizioni che... Ma da mostri, dico, proprio, sì, è mostri. Della sono proprio pazzesche. Perché cose. Sì, le sceneggiature, uno devi leggere i fumetti, ma è quello che sicuramente appare prima, è la copertina, quindi fondamentalmente, certo. Anche se saranno scritte magari un po' così. Vero. Diceva Mario, hai detto Ayak, ma noi sappiamo chi sei. Costarelli sta facendo un ottimo lavoro anche su Planet Dead, edita da cronaca di Topolinia. Sì, bravo, noi l'abbiamo conosciuto, Luciano. Sì. Poi nessuno, adesso farò una rivelazione che in realtà se ne sono accorti in pochissimi. Il logo di Alieni dal numero 1 al numero 2 è cambiato. Non era Alien prima. Alien, no. Alieni. No. Facci vedere, faccelo vedere. L'ho visto diverso. Però e allora sei come la Coca-Cola, tu cambia ma non cambia. Ah, ok, eccolo. Uno. La barretta è cambiata. Sì, vai avanti. Ah, la è. Perché molti che si fermavano allo stand dicevano, è Alien. Non capivano che era NI. E quindi... Paolo no, giustamente ha detto definitivamente li metti insieme, no? Mettevi la barretta della N. Infatti perché... quando mi ha detto qualcosa di diverso ha detto perché l'altro era Alien, perché mi è rimasto impresso visivamente la mancanza della I. Sì, sì, e infatti Paolo ha detto no, vabbè, era bello, ci piaceva a tutti, ci è dispiaciuto, però effettivamente così diventa Alieni per tutti e quindi... Leggibile. Sì. Alieni per tutti, sembra tipo uno Alieni spot per politico. Tutti. Alieni per tutti. Bugs. Bella la copertina del primo numero, dice Gian Piero. Il primo numero è veramente... Io mi ricordo avevate anche il poster. Anche il poster avete fatto. Avevate il bannerone grande, io me lo ricordo. Sì, 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 abbiamo fatto i banneroni grandi a Lucca, abbiamo fatto un sacco... Sì. Beh, ogni volta che usciva una novità rifacevamo tutto lo stand perché eravamo talmente contenti di quella cosa. Eravate ricchi, ormai si parlava, questi qua che praticamente avevano una sorta di cosca del fumetto, strana, ma da dove arrivano questi, ma cosa stanno facendo? Sì, dice Massimo che si firma Alien Drawer, ma noi sappiamo chi sei. In effetti da grafico ve l'avrei bocciato anch'io quello precedente. Mi piace questa cosa che ormai chi ci segue, anche se ha il nickname, so chi è, lo vado a chiappare. Mi ricordo i nomi. Io assolutamente no, essendo uomo, sai che gli uomini non ricordano niente, perché neanche il loro nome, neanche il nostro nome, se non ci chiamassero. Questa copertina è intinta con i capelli di Adriana. Adriana è sempre intinta con qualcosa della Bugs, ma com'è possibile? È incredibile. Tra l'altro per Alieni, incredibilmente, io non le avevo viste prima, avevo tutte le volte i capelli in tinta perfettamente, una volta un po' più viola, una volta un po' più... era fantastico, e quindi avevo sempre il poster dietro che era perfetto per... Hai visto? Per... Lei Giampiero... è pro azienda, Adriano. Mi raccomando, Giampiero chiede di non far vedere il finale delle storie, per cui... No, io sono molto... io sono proprio uno di quelli nazi contro spoiler, quindi insomma ci sarà mai problema... Per far vedere un qualcosa che non è. Questi si trovano ancora, cioè chi volesse acquistare Alieni o Gangster o Mostri. Sì, è tutto sullo shop. Allora, aspetta che lo vado a recuperare, così gli do il link ai ragazzi se si vogliono divertire a dare un'occhiata. Bugscomics.com/negozio. Sì, ma io gli do il link così non devo neanche digitare, cioè proprio non si affaticano i nostri, chi ci segue non si affatica. Dice, ora avete pure l'indirizzo, devo stare attento a quel che scrivo, devi stare molto attento.
Evviva. Ho letto, perdonate la domanda, ma quindi Alieni è una sorta di raccolta di storie su alieni oppure è una testata? Nello, allora Nello, le nostre tre riviste, Mostri, Alieni e Gangster, sono contenitori di storie brevi a tema, quindi Alieni è fantascienza, Mostri è horror, Gangster è il noir, noir ambientato in quello che è il proibizionismo, Al Capone, quel periodo lì, in America generalmente. Curiosità, quante pagine ho le storie? 46. No, le storie però. Ogni storia di quante tavole è? Una suddivisione precisa di pagine? Oppure cambia? Noi lavoravamo, noi richiedevamo agli autori le storie e man mano che avevamo storie belle ne determinavamo la lunghezza e rimaneva lo spazio per capire le altre quanto potevano ancora occupare. Ah, quindi praticamente non era previsto un numero di pagine? Non per storia, noi dovevamo riempire 96 pagine e man mano che arrivava una bella storia la inserivamo finché non coprivamo le 96 pagine, quindi ci sono storie, diciamo che mediamente andiamo dalle 8 alle 14 tavole a storia, però sono, non c'è una durata fissa in questo. E tra l'altro, visto che ce l'hanno chiesto, io ne approfitto per farci anche un po' di pubblicità. No. Assolutamente, tu puoi fare pubblicità, tant'è che poi devi lasciare un obolo al canale come al solito, no? La stretta di mano. Allora, questo è il pack, dei mostri che attualmente è sul nostro shop, dove abbiamo inserito tutte le variant fino a esaurimento. La 2 Maurizio Di Vincenzo è praticamente finita. E sta piacendo questa iniziativa, diciamo che l'abbiamo lanciata sotto la quarantena, quindi chi voleva affacciarsi alla nostra realtà ha potuto ordinarsi i mostri con questo sconto, comprandoli tutti insieme. Ah, cioè prendendo il pack a tutti questi altri i numeri, tutti i numeri di mostri, tutti e 9 i numeri di mostri. Stessa cosa, Samuel Stern, il pack di Samuel Stern è un pack dove praticamente noi abbiamo visto che ogni mese con un numero nuovo in uscita tanta gente si affaccia a Samuel Stern per la prima volta e piacendole il numero che legge va a cercare i precedenti. E abbiamo messo questa offerta per cui c'è un minimo di sconto se prendi i precedenti tutti insieme. Quindi quando esce il numero 7 ci sarà il pack che conterrà i primi 6. Ah. Quindi chi arriva al Samuel a numeri inoltrati può sempre recuperare il pack di... Sì, il pack ci sarà sempre, chiaramente man mano che esauriremo un numero faremo una ristampa, adesso stiamo valutando come gestire le ristampe in edicola, perché se il numero 1 esaurisce a me piacerebbe mandare la ristampa del numero 1 in edicola. Quindi... Queste invece le white cover di Alieni? Queste sono le white cover di Alieni, un po' come le black cover di Gangster. Le white cover di Alieni, se ci fate caso, se la rimetti un attimo, no, quell'altra. Quell'altra, aspetta. Proprio la cover. Sì, arrivo. Non è? Eccola. Eccola. Il logo di questa cover non è altro che le lettere ritagliate con lo sfondo della cover regular. Quindi se vedete, se voi il logo della regular, della variant, lo incollate sulla regular, riforma l'illustrazione completa. Regular il logo è bianco e non si vede quindi la copertina. Ah, sotto. Quindi voi consigliate a chi ha acquistato entrambe di ritagliarsi il logo, ritagliare le altre, incollarli e otterrebbe l'illustrazione piena senza il fastidiosissimo logo. Per curiosità, come livello di splatter, le varie testate sono tranquille come quelle vecchie Marvel e DC più alla EC Comics o peggio? Peggio. Come livello di splatter, allora, come livello di splatter, chi era? Ciao Giulia, grazie. Chi era che ha fatto la domanda? Giulia. Gian Piero. Ciao Gian Piero, allora, se tu conoscevi le vecchie testate Acme Horror o EC Comics,
diciamo che il livello è quello, quindi è un livello insomma accettabile. Noi se le storie prevedono per funzionare meglio una quantità di splatter importante viene inserita, se le storie funzionano anche senza lo facciamo senza. Diciamo che la nostra priorità non è il sangue fondamentalmente, è raccontare una bella storia, poi se quella storia prevede un certo tipo di sottotesto un po' più pesante magari lo può capitare, ma è raro, è raro. Grazie a te. Perfetto, anche Alon, lui si chiama Alon. Per finire c'è il pack, quello appunto, come dicevano prima, di fantascienza, quindi che è quest'immagine qua. La riesci a vedere, Fabiano? Ma vediamo la ospite. Ciao! Ma chi è? Madonna. Ma che c'ha in testa? No? Pensavo che peggio di Fabiano non potesse capitare, invece sì. La riunione dei capelli, cavolo, allora mi metto la borsa. Metto qualcosa anch'io qua. Fantastica, è fantastica. Io metto il sapone, ragazzi, il sapone in testa, dritta. E questo invece è però non ce l'ha presente, arriva così, sputa dal nulla, la sberleffi per il suo cappello, ma non ci dici chi è. Salve, Antonella. Cioè, hai fatto pure una disegnatrice di moda. No, ma devi presentarla, cioè il minimo che è un piacere averti qua e non me l'aspettavo, sai. Niente. Cioè, proprio... A parte che queste cose le dovrebbe fare il padrone di casa, però vabbè. E io mi aspettavo che fosse una sorpresa per te, una carambata invece. Io sono l'ospite tra degli ospiti, il padrone. Antonella è la sceneggiatrice dei Moftri, nonché sceneggiatrice in generale. E stiamo lavorando con lei su alcuni progetti che vedranno la luce il prossimo anno per la gestione di tutto quello che è la produzione Bugs Comics all'estero, import ed export, ed è docente di sceneggiatura per la Bugs Academy. Cioè, non la volevi neanche presentare. Ha un cappello a coniglio in testa, però. Ha un cappello a coniglio in testa che probabilmente, quindi, dopo questa cosa la cacceremo, però, insomma... No, per solidarietà a Fabiano, cioè, qualcuno col cappello ci vuole. Cioè, ho capito, però Fabiano è il caso che comincia a farsi curare da qualcuno e non cerca accoliti in giro per il mondo che lo aiutino, no? Cominciamo a dargli una mano a casa sua, a Fabiano. Guarda che io non costringo nessuno a mettere dei capelli, soprattutto da orsa. Oltretutto tu stai molto attento, perché io da quando ci siamo sentiti l'altra volta ho fatto lo screen tuo senza cappello, quindi... Perfetto. Oh, allora, e io la registrazione di tutto quello che ci siamo detti, così siamo pari. A me, ma io non ho segreti, io non ho mai segreti. Ma la gente non lo sa, potrebbe pensare che ci sono dei segreti, ma in realtà... No. Sapessi cosa ha detto di te Adriana, sapessi cosa ha detto di te, non si può dire però. Vedi, già questo crea... Fabiano, mi raccomando, tutte le volte che fai una video chattata con Gianmarco, mettiti il cappello, ormai sei segnato, questo ti uccide se no. Allora, no. Torniamo però a parlare di alieni, cioè stava prendendo, niente, l'hai levato? No, ho rimesso alieni, ho tolto la promozione perché ho capito che ti dava fastidio che parlassi sto scherzando. No, ho visto la terza copertina. Quindi questa qui è la copertina del numero 2, la copertina del numero 2 candidata al premio Boscarato. La copertina del numero 2 è uscita 6 mesi dopo il numero 1, mi sembra a Romix di aprile, e venne candidata poi al Boscarato. Non vinse perché vinse qualcos'altro, però... insomma ci fece molto piacere perché poi anche viste vicine le copertine sono molto belle, che poi Andrea per ogni copertina sceglie il colore dominante e poi sviluppa la copertina, e queste sono le storie del numero 1. Questa è di Samuele Coletti e considerate che ecco questo era il numero in cui l'horror veniva messo un pochettino da parte, per quanto sempre un minimo presente, perché ma più che l'horror è l'angoscia e la paura che generano delle situazioni come quelle che noi viviamo nei film di fantascienza, perché per esempio Interstellar non è horror, però ci sono dei pezzi che magari un po' spaventano. Quindi ecco, il senso è quella che è la paura dell'ignoto, quella che è la paura dell'inconoscibile. Poi c'è una storia di Giorgio Spalletta,
con un sempre ambientata nello spazio. Come vedete qui un mostro c'è, quindi tutto sommato le note horror in alcune di queste storie sono ancora presenti. Qui c'è una storia scritta da Marco Scali e disegnata da Christian Di Clemente su uno degli omaggi Alien Drawer. Sì, guarda, allora, per dirti, il pack horror è il pack che racchiude tutta la produzione... Come si chiama Alien Drawer in realtà? Ok, comunque, che raccoglie tutta la produzione di mostri fino ad oggi... E quando, qualora disponibili, inviamo le variant, le cover variant, le cover che sono una tiratura limitata, quindi il pack horror sta girando abbastanza, secondo me è tempo un mese, la numero 2 verrà sostituita dalla regular e via discorrendo la 3, la 4 e la 5 man mano che vanno avanti gli ordini. Questa è una storia... questa è disegnata da Francesca Vartuli, che ha fatto un gran bel lavoro, anche qui su una storia con un forte impatto, un forte impatto sociale, perché diciamo che poi gli alieni in qualche modo implicano la possibilità di raccontare tutto quello che sono i problemi sociali di oggi relativi ad accettare chi è diverso da noi e simili. Questa storia è stata scritta da Bruno Letizia, il suo esordio su Bugs Comics, e disegnata appunto, come dicevo, da Francesca Puli. Torniamo all'onnipresente Maruccia, anche qui in una delle... Oltretutto Alessio farà delle cose poi prossimamente, sia Alessio che Adriana... che non sono sulla serie regolare di Samuel Stern, faranno delle cose per Samuel Stern prossimamente, nei prossimi mesi. Quindi questo è... Andando nei dettagli, sono un grande fan delle storie brevi horror, sono collezionato di vecchi della nazione, con gli horror della tempo. Ma state vanno bene, Giampiero, ti dirò, io... quando noi abbiamo lanciato Mostri, uscirono su dei gruppi Facebook, insomma la gente commentò dicendo questi fanno le riviste non le fa più nessuno da 15 anni, dureranno 6 mesi. In realtà il fatto di fare delle riviste e di farle a tema ha cambiato completamente quello che era l'aspetto e come il pubblico le ha recepite, perché... Un conto è fare un contenitore che contiene, sì, storie d'autore, storie particolari, ma che mischiano qualsiasi tipo di genere. Un conto è fare delle, e questo l'ho capito nel corso dei mesi, degli anni, un conto è fare le riviste di genere. Quindi se tu, è vero che ci sono tutti i racconti brevi, tutti i racconti, ma sono tutti racconti horror. Su Alieni trovi tutti i racconti di fantascienza, quindi comunque vanno incontro a quelli che sono i gusti, delle persone. La cosa che secondo me funziona di più è che uno dei nostri motti, forse il principale, è: non è importante cosa racconti, ma come lo racconti. Quindi se tu riesci a far affezionare al tuo modo di raccontare i lettori, la scelta del genere è quasi trasversale. Io quando ero piccolo, anche un po' più grande, però insomma tanti anni fa, compravo qualsiasi cosa fosse Bonelli perché mi piaceva come veniva raccontato. Non mi interessava che fosse Nathan Never la fantascienza, Nick Ryder il giallo di Land of Horror. Sapevo che se io le compravo un albo di quelli avrei trovato lo stesso tipo di storytelling scalato a generi differenti. Questo è un pochettino l'obiettivo dell'estate Bug. Questo ho scritto horror volutamente per sfottere, ma sono interessato veramente. Sarà regole per mio fratello che mi traumatizzò facendomi leggere Mostri dell'Acme. Infatti, Massimo, noi siamo proprio quelli, noi siamo gli stessi. Considera che Paolo Altibrandi, l'evoluzione in qualche modo, considera che Paolo Altibrandi, art director Bugs Comics, era l'art director dell'Acme. Quindi all'interno dei nostri mostri c'è una piccola parte di vecchie storie, quelle reputate più belle, restaurate, alcune volte anche riletterate, perché non sono mai state stampate. Quindi ogni numero di mostri, dall'1 all'8, contiene il 65% di storie inedite. L'ultima parte delle più belle storie della Acme restaurate.
tranne il numero 9, perché dal numero 9 in poi anche Mostri diventa completamente inedito. Il modo di raccontare, il modo con cui noi raccontiamo su Mostri è lo stesso modo con cui raccontava Mostri dell'Acme, è proprio quello che noi volevamo fare. Questo, dicevo, è Dario Tallarico, una storia molto molto bella, disegnata benissimo e scritta da Massimiliano Filadoro. E questo è Diego Oddi. Tra l'altro questa è una storia di Luca Blengino, la prima storia di Luca Blengino per Bugs Comics, arrivata sul numero 2 di Alieni, e disegnata da Diego Oddi. Molto, molto bella questa storia. È la storia di un... Non racconto nulla senza spoiler, per non spoilerare. È la storia di un alieno che fa i classici esperimenti sugli umani, ma l'umano è un suo amico. E loro sono d'accordo, per cui, insomma... Però è molto bella, è una di quelle storie, ecco, Luca ha scritto due storie su alieni che non puntano al plot twist finale a sorpresa, ma a un certo tipo di racconto costruito in un certo modo. Mi è molto colpito. E questa è la cover del 3. Questa è la cover del 3, dove il logo rimane lo stesso del 2, e uscì nel 2018, quindi circa un anno dopo il numero 2. Molto bella anche questa. Tutte le cover, anche questa del numero 3, sono di, come dicevo prima, di Andrea Olimpieri. E i colori sono di Antonella Liverano Moscoviti. No, non... Quei pastelli della Giotto. Quei pastelli della Giotto. Questa è una storia di Antonio Mlinarić. Grazie, Giulia. Tra l'altro, Giulia è una delle nostre lettrici più affezionate, insomma, nel gruppo quelli della Bugs, e segue, credo che abbia preso qualsiasi prodotto Bugs attualmente disponibile, e anche più disponibile, credo, non so, a queste cose sono molto 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 contento. Infatti dice: sono in attesa della white cover dei numeri 2 e 3 di Alieni. Ma la prima è proprio introvabile. Ogni numero di Alieni noi siamo usciti con una cover regular e una cover variant. La io variant del numero, una immagine di Adriana a farla contenta, perché penso che poi scapita. La variant del numero 1 è andata esaurita a Lucca in 2 giorni. Io la volevo leggere. La rileggiamo, aspetta, e poi ritorniamo da lì. Sì! Questo è un omaggio a Odissea 2001 nello spazio. Però sarebbe 2001. Vedi, Adriana mischia le cose. Odissea 2001 nello spazio. Lei è un po'... Vabbè, quello poi gli omaggi vengono così, vedi? Abbiate pietà di me. È per l'altro questo che io disegno e non scrivo. Noi abbiamo la stessa pietà che tu hai con gli altri, Adriana, vai tranquilla. Ti aspetta nel momento in cui sarai dall'altra parte. E queste strisce qui sono su alieni? Sì, anche su alieni, sì. Questa su alieni, sì. Era fatta apposta. Poi, sì, ne abbiamo diverse. Le prime erano proprio, come dire, omaggi a cose che conosciamo. Oddio, forse pure le altre. Questa l'ho scritta io. Sì. Ma dai, te lo ricordi? Incredibile! Incredibile, Gianmarco se lo ricorda. C'è anche lui nella terza. Madonna. Questo qui in verità è mio marito moftrizzato, perché è uguale. Per chi lo conosce, lo riconosce, insomma. Questo era un po' più particolare, forse. Diciamo che bisogna conoscere i moftri qui, perché Klaus è piccolino, no? Cioè, qui c'è qualcosa che non torna, ma no, andrà tutto bene, se lo dici tu. E poi uno degli astronauti è Klaus, insomma, forse tutto bene non andrà. Questa è strana parecchio. Non so se si capisce. Nuovi amici, poi alla fine erano torte, cannoli. Questa è scritta Gianmarco? No. Questa no, credo Massi. Ah, ecco perché è più simpatica. Azzuzzo. Questa pure è un omaggio, credo si veda, insomma. Star Wars.
Cioè, perché ancora non partiamo, dovremmo essere già partiti. Chi si occupa della sala macchine? C'è Rip che essendo Star Wars, ma io dico Star Wars, ho detto davvero? No, vabbè, l'ha detto Ernu. Ah, vabbè, vedi, abbiamo gli stessi problemi con le parole, vedi? No, perché mi diverto quando ci sono le saghe di Star Wars che parlo di Star Trek, e quando c'è Star Trek parlo di Star Wars. E quindi allora, i nerd dicono tutti i miei amici quando dicono cose che non hanno senso. E quindi i nerd come Gianmarco soffrono dentro, muoiono un po', capito? muoiono, ma come ne accorgo invece? Questa l'ho voluta fortissimamente io perché volevo disegnare gli alieni pucciosi. Ah, così, quelli, sembrano quelli di Star Wars sempre, quelli, come si chiamano? Per me sembra il coronavirus in realtà. Volendo. Ce n'era pure una invece su Star Wars, ma non l'ho trovata. Ma la cerco, dopo ve la faccio vedere. Dove stava? No, questo è stato. Ok, tanto torniamo un attimo alle cose serie, va. Questa è, allora, questa storia è l'esordio di Luca Lamberti, l'autore del numero 2 di Samuel Stern, Il Mausoleo Nero, sulle riviste Bugs Comics. È il primo lavoro che facciamo con Luca Lamberti. Ed è una storia di Alieni 2, appunto, ed è scritta in questo caso da non lo sai, no? È inutile. Niente. Non mi ricordo, mi sembra... Sì, di un nome a caso, tanto nessuno andrà a controllarlo. Dai. No, Giuseppe Congedo, è una storia di Giuseppe Congedo. Sicuramente, noi ci fidiamo. Dopodiché abbiamo di nuovo Andrea Olimpieri, che anche in questo caso ha realizzato la storia di copertina. Questa è Andrea Olimpieri, che poi è qui si nota anche l'evoluzione dei tratti di Andrea dalla storia del numero 1 alla storia del numero 3. Torniamo da Luciano Costarelli, anche lui su Alieni 3. E proseguiamo con la seconda storia scritta da Luca Blengino e disegnata da Riccardo Frezza per Alieni 3. Eccola qua. E anche questa era piaciuta tantissimo, giusto? Perché è scritta da Luca Bianchini. Questa Bilangino. Starà su Samuel Stern numero 8, da quanto è piaciuta. quindi sì. Comincia a soffrire di questa cosa. Vedo che la comincia no, a sentire. No, io sono veramente la persona più felice del mondo. Guarda, io... Non c'è gusto però a provocarti così. No, devi no, no. Lo so che non c'è gusto, però io... Però ti spiego, io sono un rompipalle incredibile, no? E ho sempre cercato un certo tipo di storie per quelle che sono le nostre riviste e per quello che è Samuel Stern, e ho sempre avuto difficoltà a far capire ad altri autori che cosa io volessi. Io ti assicuro che nel corso di 5 anni di attività della Bugs ho discusso con più di un autore, più di uno sceneggiatore. Gente che mi ha risposto, nessun altro editore mi ha fatto mai lavorare così tanto su una storia. Io non voglio avere ragione o torto, potrei anche avere il torto a un certo punto, solo che in Bugs si fa così, quindi se vuoi si fa così, se non vuoi non lo fare, non è un problema. Ma infatti la democrazia in queste cose funziona sempre, cioè... No, io sono proprio tranquillo, cioè, nel senso, poi io so di case editrici che fanno fare delle storie, poi non le pagano e non le pubblicano, o cose lasciate a metà, noi dobbiamo lavorare alla storia. Se la storia la portiamo a casa, dopo 100% ti viene pagata, 100% la portiamo e la inseriamo nelle riviste, però la storia deve essere in questo modo. E invece molti autori, io mi sono trovato in situazioni in cui non capivo com'era possibile che non riuscissero a seguire una certa logica di preparazione di una storia. Se non pubblicherete mai One Punch Man, continuerò a seguirvi, garantito. Sì. Non so se tu hai visto la puntata di mercoledì, c'è stata proprio un macello. Bellissimo. Ho insultato pubblicamente One Punch Man, gli autori e tutto il Giappone per quello che hanno creato. Veramente la D'Urso ci faceva ciao. Non nominiamo, andiamo oltre, parliamo di cose, di cose serie, raffinate. Ricominciamo, per favore. One Punch.
E niente, quindi questo è Giampiero Vannoffer. Giampiero Vannoffer che ha fatto questa storia in un tempo brevissimo, perché abbiamo avuto dei problemi di produzione su questa storia. Essendo all'epoca piccoli, non che adesso siamo una grande casa editrice, ma cominciamo ad essere un po' cresciuti, non avevamo backup, quindi nel senso puntavamo a fare ogni storia, una volta partita si portava poi a casa e veniva inserita nella rivista. Se ci fossero stati dei problemi, fino a quel momento non c'erano stati, era un problema, e quindi all'ultimo momento, per problemi di un autore che non poteva proseguire, Giampiero Vannoffer si è offerto di sostituirlo in corsa, e ha fatto questa storia, mi sembra, di 10 tavole in tempi record, ma proprio parliamo di giorni, una cosa incredibile. Alessio Maruccia, di nuovo, in una sorta di metafumetto molto molto bello, che farebbe impazzire Antonella, una cosa del genere, perché era pieno pure, mi ricordo, di animali. Qui non so, questo non è un coniglio, ma è una cosa molto... Non è un coniglio, così. Questo è un coniglio. Quello... Esatto. È scritta da Massimiliano Filadoro. E dopodiché questa è Anna Paola Martello, sì, Anna Paola Martello, su Alieni 3, sempre, anche questa. È una recitazione un po' particolare dei rapimenti alieni, molto, molto divertente. Niente, questo era, diciamo Alieni. Alieni appunto... Eccola. Star Trek, adesso dirà Star Trek, preparatevi. Ma è tutto Star Trek, non io. Questo è Star Wars, comunque, non vorrei correggerti. Non vorresti, non ci credo, però. Ok, vorrei correggerti, ci sono riuscito. Vorrei, ma non posso fidarmi di te. Ce n'è un'altra su Star... Aspetta che la... Su Star Coso, di Star Coso. Su Star Coso. Invasione. Questa è bellissima, invasione, no? Che all'inizio scappano tutti, poi salute terrestri, vengo in pace, portatemi subito dal vostro capo. E poi fanno, non capisco come mai ogni volta, come fanno a riconoscermi, perché è quell'unico che ha la S, no? E l'ho dovuta leggere io, perché se la leggono Antonello Gianmarco viene uguale. Ma è chi l'ha scritta questa? Filadoro. Mi pare di Farina sì. Filadoro. E c'è scritto, sto leggendo. No, c'è scritto Farina Filadoro Fumasoli, le tre F. Fumasoli, le FFF. Erano sempre tutte firmate Farina Filadoro Fumasoli, con la F rossa. Infatti considerate che Antonella in realtà si chiama Antonella Fiverano Moscoviti. Quando abbiamo iniziato le ho detto, lo sai che adesso devi prendere un altro cognome, già con la F a caso. Fiverano secondo me ci sta. Fiverano. Ma chi era Foscoviti? No, è una cosa. Foscoviti è un Fiverano. Foscoviti no. Fiverano. Cioè le firmavate in tre, Adriana disegnava e chi è che sceneggiava degli altri due? Perché uno secondo me si era imbucato e basta. No, beh, alternavamo, ognuno dipende. Non è... Io ti tengo a dire che almeno 10 sono le mie. Ecco, Starbucks. Questa pure è... A 10 scritte da te? Almeno 10, dai. Almeno 10. 11, sì. Sì, ogni tanto impazzivo e me ne veniva in mente una, quindi... Vedi, adesso saltano fuori tutti gli altarini. Mo si scopre, vai, bravo, bravo signor Fumasoli, ecco come lavora lì, la democrazia. Fate finta che state capendo quello che dice, fate finta. No, sì, bellissimo, Fabiano hai ragione. Grande, io t'avevo capito, Io vogliamo bene a Fabiano. Sì, dai, gli vogliamo bene anche perché fa parte di quella percentuale di popolazione alla quale devi voler bene per forza, perché... Sì. Sei fortunato, Fabiano. Adriana, ma si può cancellare il nome di uno sceneggiatore dei due? Sì. Sì, dell'editore no, però. Mi sembra brutto cancellare Filadoro, insomma, quindi non so. Dite che la IT Comics potrebbe essere interessata. Guarda, in questo momento non è un momento. Abbiamo gli occhi con le lacrime in questo momento. E se disegnare gli uomini rana, sì, forse. Uomini rana o uomini pesce. Ho seguito quindi un organizziamo po' di qualcosa? State... Un aperitivo a casa di...
ancora non sapevo, Marco. Ora vediamo un attimo come cercare di salvare, salvabile non c'è niente da salvare, come rinascere dobbiamo pensare. Non so, adesso intanto facciamo firmare 2-3 tavole da Gianmarco. Ma perché proprio è andato perso tanto, quasi tutto. Cioè, quello che era in studio si è salvato, 10 copie. Cioè, guarda, questo si è salvato. Madonna. Ma anche fumetti di miei personali, un disastro. Vabbè, parliamo d'altro. Facci ridere, Adriana, facci ridere. Oh mio Dio. Mettiti il cappello. Ma così, infatti, faccio prima. Voi sapete comunque che Antonella è bellissima, Marco. Antonella è bellissima, io non riesco a togliere lo sguardo da quell'immagine di Antonella che sembra che ha scuoiato Ciubecca e se ne è messo. È una cosa meravigliosa. È apposta per te, guarda. Ma all'interno bene. Della come funziona il vostro rapporto? È sempre così? Cioè si pea... Anche peggio. Peggio. Sì. Anche peggio, sì. Calcola che spesso e volentieri io devo calmare Gianmarco. Gli dico, prenditi conto, stiamo allo stand. Sì, sì. Com'era la cosa? Com'era il segnale che facevamo? È vero, no, vabbè, abbiamo passato una serata intera a cercare un segnale per cui io sarei riuscita a fermarlo quando stava per dire una cosa che non doveva dire e che era questo, che poi ha usato molto più spesso lui con me. Senza che funzionasse, tra l'altro. No, perché poi eravamo passati attraverso dei segnali che avrebbero sentito assurdi. Dovevamo fare dei segnali per cui se io stavo parlando con qualcuno dovevo tagliare, dovevo lasciar perdere, Adriana mi avrebbe dovuto fare dei segnali, io dovevo capirlo, però era chiaro che l'altro, l'interlocutore, non avrebbe dovuto capirlo, però lei cominciò a dire delle cose tipo fra dei fischi, io mi ricordo adesso che io ho detto delle cose strane. Penso se qualcuno che parlava con lei si ricorda, ma ecco perché quella volta Adriana pensa che figuraccia. No, sto ricordando, provando a ricordare anch'io, una volta sono passato a trovare nello stand se c'erano questi segnali che erano apparsi qualche volta, non mi pare, ma... No. Nel tuo caso no. Alla fine non è mai stato usato, perché cioè, tra me e lui, insomma, facciamo a gara a chi dice prima le cose che non dovrebbe dire. E quanti siete mediamente allo stand? Quanti? Che cosa? Quanti siete nello stand quando andate alle fiere? Di solito siamo molti di più di quanti dovremmo essere, siamo uno sopra l'altro. Infatti questa cosa del coronavirus a noi ci ammazza, perché in uno stand di 3 metri quadri siamo in 15, di solito è così. Ora il distanziamento è 2 metri, sì. Sai che non ci avevo pensato al problema degli stand ancora? Cioè, dovessero aprire le fiere all'interno di uno stand piccolo, ipotizziamo un 3 metri. Al massimo si sta 2. Uno. Che fai? Lo metti appiccicato al muro, uno da una parte e uno dall'altra? Tipo mosche. Beh, dai, 3 metri, 2 c'entrano, no? Pensiamoci, dai, vi prego. Possiamo pensare una cosa più girare così. Tanto dei due, uno per forza Adriana, che praticamente vive dentro lo stand. In realtà che lui ci dorme, ci mangia, poi sta fuori. È vero. Se puoi mettere solo una persona, devi mettere una persona che può fare tutto, quindi Adriana. Cosa che nel senso, anche io lo posso fare, però io non so disegnare, quindi... Okay. Le giraffe. Fai solo le giraffe, fai un weekend di dedica a solo giraffe. Hai visto? Adesso che siete più grandi come editori, potete prendere un padiglione anche voi, come tutti del resto. Certo. Ma guarda, io ti dico la verità, nel senso, cioè magari una stupidità. Ti sto pensando, megalomane. No, ma io l'ho sempre detto, Adriana lo può confermare, io ho detto a Lucca 2020, noi dall'inizio prenderemo il padiglione. La colpa è tua. Prenderti il padiglione anche da solo. È stato pulito. Punito per il tuo narcisismo, la superbia. No, che c'è tra il narcisismo? No, la superbia, giusto, ho sbagliato io. La superbia, che ce la può fare? Che ce la può fare questa Lucca a prendersi un padiglione tutto suo? Sì, proprio da solo. Lui, il padiglione e basta. E sta lì. I belli larghi, la città. Soddisfa il suo ego. Secondo me si prende la città. Poi da quando ho conosciuto Fabiano ho detto, vabbè, io vorrei un padiglione io e Fabiano, quello dei bagni.
Guarda, come? Se ci sarà un padiglione dei bagni pubblici per quelli che lavorano agli stand, davvero. Chiudiamo con una bella vignetta di chiudiamo. Si chiama Striscia, si chiama. Comunque siamo 3 donne e 2 uomini. Io sono troppo contenta. Chi è il scusate, chi è il secondo? Tu. Maledetto Freddino a mollo. Allora ragazzi, ci vediamo settimana prossima e cosa ci parli? Di alieni? Poi ci ho pensato dopo, quando ho detto Freddy Krueger in ammollo, ho detto no. Sta caricando. Però ormai l'avevo detto. Sì, ma tanto non ti preoccupare, noi abbiamo un senso dello humor pazzesco qua. Vedrai, ridiamo e piangiamo nello stesso tempo. Daremo fuoco al tuo padiglione a Lucca, daremo fuoco al tuo padiglione a Lucca con te solo dentro. E capire, tanto pioverà, quindi si spengerà subito. A Lucca piove sempre. Va bene ragazzi, adesso era deve allora, arrivare. Pensa a cosa portarci settimana prossima. Sì, per... infatti. Anche se secondo me ancora c'è da parlare anche su gangster, abbiamo parlato troppo poco per mezz'ora, quindi un'altra mezz'ora di gangster. Abbiamo... Grazie Sara, grazie, grande. Gangster, no, ma io vorrei capire se riesco a farvi a parlare un po' delle cose che faremo con Samuel Stern a fine anno, vediamo un po'. A fine anno. Si porta avanti lui, è preciso. C'è qualche già stiamo lavorando per le uscite di ottobre, giusto. Già dobbiamo lavorare adesso. Certo. No? Ma proprio la edicola, state pensando che qualcosa? Oltre alla edicola, state pensando anche qualcosa di... No. Per ora niente, insomma, senso. No, nel senso che quelle... Vabbè, ma dobbiamo andare via o parliamo? O parliamo no, no, dobbiamo... Abbiamo... No, adesso ho visto che siamo un po' in ritardo. Sì, siamo in ritardo. Abbiamo Puccini nella musica adesso. La mostra. No, parliamo la settimana prossima, perché siamo esterne, e poi ci facciamo tutte le domande di rito, dai. Detto, grazie. Grazie anche a te, Antonella. Grazie a voi, ragazzi. Bocca al lupo. Ciao. Viva il lupo. Viva il lupo. Ciao, ciao. Ciao. Allora, quest'anno ci sarà solo a Lucca perché non ci sarà la fiera, no? È detto, magari la fiera ci sarà o no, ma non si sa. Boh, chi lo sa. Allora, intanto chiamiamo subito che... Il nostro caro Enrico, siamo in ritardo di 3 minuti. Vai Enrico, vieni con noi. Ciao Enrico. Benvenuto Enrico. Ciao a tutti. Ho sentito che state parlando di Lucca. Sì, no, ma si farà, non si farà, non si sa ancora niente, no? E siamo, restiamo in tema, no? Parlando di un figlio di Lucca, stavolta. Sì. Il motivo per cui la gente dovrebbe andare a Lucca e non per quelle fiere di pupazzetti, no? Simone Bianchi. Simone Bianchi è di Lucca, no? Parli di lui? No, è una fiera Simone Bianchi. Il buon Bianchi è assolutamente uno dei motivi per andare a Lucca, rompergli le scatole, suonargli il citofono e scappare. Però parlavo di Giacomo Puccini, insomma. Bene, fanciullo. Lucchese, mio. Lucchese dalla nascita. Vai a prendere la cartellina. Allora, introducici alla... Esatto, comincia a scrivere le immagini nel modo meno opportuno che ti riesce come al solito. Ah, lui no, questo è specialista. Vado a farlo come mi metti tu le immagini, un po' come dice Ferretti, no? Cane. Ormai Fabiano è, cioè sì, ormai Fabiano è come, com'è che si chiama René Ferretti, quello di Boris? Ho scoperto di tardissimo Boris, trovo che sia una delle cose più belle mai realizzate in Italia. Ma ahimè è finita troppo presto, perché le cose belle in Italia durano poco. Allora, andiamo direttamente alla... sto cercando la locandina della... Enrico si traveste! No, stavolta no. Potrei prendere i caschi che ho qua dietro le spalle, ma non lo farò. Visto che avete appena finito di parlare di Ciubecca e compagnia. Ah, hai visto? Ah, bene, bravo che l'hai detto così, ci taggo anche Star Wars in questa puntata. Allora, io sto cercando la locandina, quella del manifesto, eccola qua, l'ho trovata. Perfetto. Eccoci, allora, continuiamo il nostro viaggio nel mondo della musica, questa volta l'appuntamento è con Giacomo Puccini,
seguiamo sempre il fil rouge tracciato dalle mostre che Wow Spazio Fumetto crea per la prima della Scala. Era il 2016 e inaugurava la Scala, inaugurava con un'opera di grandissimo repertorio, Madama Butterfly. Stando a ricerche di mercato, pare che sia l'opera più rappresentata in assoluto al mondo, quindi insomma siamo proprio in cima al grande teatro d'opera. Come sapete, il museo dedica poi una mostra o all'autore dell'opera che inaugura la stagione scaligera oppure all'opera nello specifico. Quell'anno c'è stato un po' un problema, perché Giacomo Puccini, per quanto sia un compositore, come dire, senz'altro meritevole tanto quanto Giuseppe Verdi, Mozart e tutti gli altri che sono stati trattati, Richard Wagner, Beethoven, per dire, è comunque un compositore che, per chi non è appassionato d'opera, è un po' misconosciuto, no? Non tanto la sua musica, perché poi il vero problema dell'opera è che magari per chi non la frequenta pensa sempre di non conoscerla, no? Però poi appena si sente un'aria o una sinfonia d'apertura o qualche coro, poi alla fine ci si dà sempre di gomito, no? Come dire, ah, no, ma cacchio, allora sì, è quello. Allora, Puccini, per chi non si intende d'opera, è quello del Vincerò. Quindi, ecco, tanto giusto per... Mi piace questa frase, esatto. Bella. Esatto, che mai come oggi, come dire, ci potrebbe essere un'aria più a proposito di Vincerò, anche se poi sì, non è il titolo dell'aria, però insomma, così ci è arrivata a partire dai mondiali di calcio in su, con le varie interpretazioni di tenori, tenorini e tenorucoli vari che l'hanno poi portata in televisione e altrove. Allora, abbiamo detto che è stato un po' un problema fare una mostra su Giacomo Puccini proprio per questo motivo, perché per quanto le sue opere siano famose, chi non ha mai sentito nominare, poi magari l'opera sta poi alla sensibilità di ognuno, alle esperienze di ognuno, se è mai stato trascinato a teatro, se ci è andato per suo interesse o per sua passione, chi non ha mai sentito nominare opere come Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot, sono tutte opere di grandissimo repertorio e che sono le opere che hanno fatto grande Giacomo Puccini. C'è però con Puccini un piccolo problema, e cioè che lui di suo è, come dire, è poco conosciuto, no? Cioè, a confronto degli altri personaggi, anche il viso di Puccini, per quello che è ovviamente, diciamo così, il grande pubblico non appassionato d'opera, perché il pubblico appassionato d'opera, Puccini è un colosso, è un'istituzione, una colonna. Però se provate a chiedere in giro, magari facendo vedere i ritratti, Puccini di solito, ecco qua lo abbiamo in alcuni documenti che erano esposti al museo durante la mostra, è un compositore la cui fisionomia sfugge, non si è mai impressa nell'immaginario comune tanto da essere riconosciuto. Per esempio Giuseppe Verdi, la barba, il cilindro, la sciarpa, era sui biglietti delle 1000 lire, Beethoven con i suoi capelli scarmigliati, Mozart con la sua parrucchina cotonata. Puccini non ha avuto questa presa, e il fumetto, che va un po', come dire, di pari passo con quello che è l'immaginario comune, il sentire comune, l'ha trattato decisamente un po' poco. Un po' perché comunque la sua storia personale... Allora, Puccini, rispetto ai compositori che abbiamo conosciuto nelle scorse puntate, è un compositore abbastanza recente, muore nel 26, quindi insomma è un compositore di cui abbiamo le fotografie, no? Ecco, già questo, anche se abbiamo anche fotografie di Verdi e di Richard Wagner, però vedere delle foto così nitide di un compositore, abbiamo anche addirittura dei filmati che lo ritraggono, no? Questo forse lo avvicina un po' a noi, no? E quindi lo rende meno istituzionale, e quindi ecco, subisce un po' nell'immaginario comune questa divisione, no? dalle sue opere. Per cui abbiamo fatto un po' fatica a fare una mostra su di lui, e quindi ci siamo concentrati su come l'illustrazione popolare e il fumetto ha raccontato soprattutto Madama Butterfly, che era l'opera che inaugurava la stagione scaligera.
E l'abbiamo potuto fare partendo da questa copertina della Domenica del Corriere, che è del 1904, in realtà è la quarta di copertina, del 1904, del Grande Beltrame, è proprio un'illustrazione che annunciava la prima dell'opera alla Scala. Ecco, quindi è proprio, come dire, un'illustrazione coetanea all'opera lirica. Ricordiamolo, tra l'altro, prima rappresentazione che non andò affatto bene, fu un fiasco terribile che portò poi Puccini a una revisione piuttosto complicata dell'opera. Abbiamo poi, l'altra volta avevamo visto, quando abbiamo parlato di Beethoven, quelle riviste americane, no? Tra cui Treasure Chest, che è una rivista per ragazzi che racconta storie a fumetti che hanno a che fare con la storia, appunto storie anche di compositori, che è stata l'unica biografia a fumetti di Giacomo Puccini che siamo riusciti a trovare. L'ho detto prima, una rivista americana per ragazzi, questo era un numero del 78 se non ricordo male, e praticamente come sempre le storie di questa rivista partono cioè devono per forza trovare un assunto americano, statunitense da cui partire, no? Vi ricordate quando si vedevano i carri armati con Beethoven, no? Che inizialmente sembravano non c'entrare nulla, poi avevamo svelato l'arcano dei tre punti e della linea che erano sia il bam 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 che apre la quinta sinfonia che il segno Morse di Vittoria. In questo caso abbiamo dei militari, alcuni feriti, probabilmente in una caserma, con un militare, così, insomma, per come è raffigurato lo possiamo immaginare di origini italo-americane, perché insomma i capelli, la fisionomia ci ricorda un po' lo stereotipo dell'italo-americano, che imbraccia la chitarra e comincia a suonare delle melodie pucciniane attirando l'attenzione dei commilitoni. E da lì parte il presupposto per raccontare la storia di Puccini, che non è una storia... La storia di Puccini, per quanto sia avventurosa, è comunque, come dire, una storia abbastanza vicino a noi. No? Abbiamo visto, per esempio, se torni un attimo alla prima tavola, Fabiano, c'è una vignetta abbastanza interessante lì sotto i soldati. Trovate proprio l'inizio di Puccini, no? Anche lì, un po' come Beethoven, il padre, lui è discendente di una famiglia di musicisti, e insomma tutti avrebbero voluto che il piccolo Giacomo, che vedete raffigurato con il vestitino verde, il collettino bianco, il fiocco nero, fosse un enfant prodige, insomma uno di quei ragazzini di cui avrebbe poi dovuto parlare tutto il mondo, in realtà un po' per pigrizia, un po' per scarsa propensione alla tastiera, il piccolo Giacomo non manifesta grandi doti da bambino, anzi lo zio lo chiamava il falento di casa, perché comunque era talentuoso ma era un fannullone, no? Quindi lo chiamava con questa parola che in qualche modo radunava talento e fannulloneria, ecco. E poi lo vediamo nelle pagine dopo in un aneddoto che è uno dei più noti della biografia pucciniana, perché attiene ancora un po' al mito, no? E cioè il giovane Puccini che, ovviamente non avendo il becco di un quattrino, a piedi parte da Pisa e arriva a Lucca per andare a vedere l'Aida di Giuseppe Verdi. Infatti lo vediamo, il giovane Puccini che vede il manifesto di Aida. E questo avvenimento sul quale non si è mai fatta abbastanza luce per capire se attiene di più alla mitologia pucciniana o se sia veramente accaduto, comunque insomma ci trascina un po' nella mitologia, perché sta lì. In quel momento, mentre il giovane Puccini sente le note di Aida di Giuseppe Verdi, si innamora dell'opera lirica e decide che quello sarà il suo destino, la sua strada. Ci sono poi tutte le varie, sono poche pagine, perché questa rivista trasportava la vita dei compositori in pochissime pagine. Vediamo il giovane Puccini che ovviamente arriva a Milano, entra in contatto con il grande ambiente musicale milanese, con i ricordi che poi saranno i loro compagni, i suoi compagni come editori delle sue opere per tutto il corso della sua carriera. Lo vediamo alternare disastri a successi, un po' come nella vita di tutti i musicisti.
a metà della sua vita c'è anche un incidente che lo trascina nello scandalo, perché ricordiamo che Giacomo Puccini è famoso in vita, cioè le opere di Puccini sono acclamate in tutti i teatri del mondo, e lui è considerato in vita uno dei compositori più grandi della sua epoca, quindi anche il suo privato viene guardato con un po' di attenzione. C'è uno scandalo che lo trascina un po' nella polvere a causa della, così, insomma, dell'infatuazione per una domestica, ma sono questioni private. Poi ha un incidente in macchina, perché va ricordato che amava molto la velocità e quindi amava molto le macchine, e si schianta in Toscana in un incidente in cui si rompe una gamba che lo lascia infermo per un bel paletto. E poi vediamo nell'ultima tavola, quella che c'era inquadrata prima, la morte, no? Ecco, nei compositori chissà perché sembra quasi che i compositori non possano morire in modo anonimo, si deve sempre cercare di esaltare il dramma del momento della morte. Vi ricordate quando avevamo parlato della morte di Mozart, no? Questo grande compositore, questo genio, forse il più grande compositore mai conosciuto, di cui non sappiamo neanche l'esatta ubicazione del cadavere, perché fu buttato in una fossa comune per i motivi di cui avevamo parlato, no? Beethoven, che muore in questo modo così maestoso, con l'intera città di Vienna che si ferma, con tutte le strade cosparse di paglia affinché il carro potesse viaggiare senza scossoni, il carro col feretro. Abbiamo visto la morte di Wagner, che muore a Venezia, no? in questa situazione un po', come dire, un po' lugubre. Verdi, che muore a Milano, anche qui con tutte le strade coperte di paglia affinché le carrozze non disturbassero il riposo del maestro. E in qualche modo anche la morte di Puccini è legata a un evento storico che qua non poteva che chiudere la biografia, e cioè Puccini muore per un cancro alla gola, viene operato d'urgenza ma non si riesce a risolvere la situazione, e lascia incompiuta quella che forse può essere considerata una delle sue opere maggiori, se non la maggiore, che è Turandot. Quando muore Liu, che siamo quasi verso la fine dell'opera ma non ancora la fine, quando Liu si uccide per salvare il principe Calaf, Puccini scrive le ultime note e poi non riuscirà più a riprendere la partitura, che verrà finita da Franco Alfano, altro compositore. E è noto che la prima di Turandot, alla Scala, diretta da Toscanini, che vedete qua ritratto nella vignetta, tra l'altro è curioso notare come i disegnatori americani si rifacciano sempre a un certo tipo di iconografia, no? In realtà Toscanini all'epoca era molto più giovane di così. Questo è il classico Toscanini ormai a fine carriera, però Toscanini aveva quella faccia, e quindi per renderlo riconoscibile viene rappresentato così. Al momento delle ultime note scritte da Puccini, proprio appena dopo la morte di Liu, il maestro si è girato verso il pubblico e ha detto: qui l'opera finisce per la morte del maestro Puccini. E vedete questa. Ed è un momento topico della biografia pucciniana, non solo perché ovviamente la morte pone fine al percorso ovviamente biografico del compositore, ma perché coinvolge un grande come Toscanini, e perché pensate che ancora oggi a Torre del Lago, che è la città in cui Puccini aveva la sua villa, a pochi chilometri da Lucca, hanno costruito un grande teatro all'aperto, e quando viene rappresentata Turandot alla prima dell'opera, è uso terminare l'opera esattamente dove il maestro ha finito di scrivere la musica. Poi Franco Alfano ovviamente ha continuato a scrivere Turandot usando degli appunti che sono stati lasciati da Puccini. Opere complesse, abbiamo detto, perché Puccini è in pieno dramma, cioè le opere di Puccini sono sempre veramente drammatiche, vanno sempre a finire in un lago di sangue, perché siamo in pieno verismo, no? Quindi storie che in qualche modo devono raccontare storie di tutti i giorni, piccole storie, anche se ambientate in epoche storiche, come dire, assai diverse. E diciamo che questo ha portato il fumetto a interessarsi un po' poco delle opere pucciniane, perché se per fumetto intendiamo soprattutto storie per ragazzi, riuscire a trattare certi argomenti come l'abuso di un marinaio di una piccola ragazza quindicenne, come quella che c'è dietro Fabiano, per caso.
quella là a cui arriviamo tra un po'. Tuttavia va detto che nel 2008, per il 150esimo anniversario di Puccini, fu pubblicato dalla provincia di Lucca un albo a fumetti che si intitolava Puccini per i piccini, che devo dire era abbastanza carino. Erano albetti dedicati a un po' tutte le opere di Puccini, ovviamente con degli aggiustamenti. Ecco, eccoli qua. I disegni, come vedete, erano molto, come dire, vicini a quelli che potevano essere, a quelli che possono essere i gusti dei ragazzi più giovani. E qui abbiamo appunto la tavola di Madama Butterfly, no? Madama Butterfly, come dicevamo prima, è una storia terribile, no? Perché racconta di questa ragazzina giapponese che si innamora di un ufficiale americano avvolto nella sua divisa bianca, elegantissimo, si lascia sedurre, si lascia addirittura, viene ripudiata dalla famiglia, da questo zio Bonzo, che in qualche modo è un personaggio di rilievo nella città in cui vive, ripudia tutta la famiglia pur di sposarsi con questo marinaio, no? con Pinkerton. Pinkerton poi torna in America e lei, rimasta incinta, partorisce il bambino e passa anni sul cucuzzolo della sua collinetta, dove sta la sua casa, a guardare l'orizzonte nella speranza di veder tornare la nave con Pinkerton. Quando finalmente questo torna dopo anni con il bambinetto che è cresciuto, torna con la moglie americana, perché il matrimonio avuto in Giappone, ovviamente in America non ha nessun valore. Insomma, Chocho-san, che è la protagonista, in giapponese Chocho-san significa farfalla, e da qui il nome Butterfly tradotto in americano, perché lui, essendo americano, la chiama piccola farfalla, Butterfly. Lei è in preda alla disperazione, decide di compiere, non avendo più né parenti né altro, scoprendo che il marito si è risposato in America, decide di compiere il passo estremo e si trafigge con il pugnale del padre, no? Fa karakiri uccidendosi con il pugnale del padre, mentre lui sta proprio tornando per prometterle di restare con lei, no? C'è questo finale con lei che si trafigge, da fuori scena si sente lui che la chiama Butterfly. Mi stai facendo venire la pelle d'oca. Ecco, un dramma, tra l'altro sostenuto da una musica di una bellezza incredibile. Se pensate all'aria, Un bel di vedremo, no? Che è più famoso il titolo che l'aria, no? Quasi tutti l'hanno sentita nominare almeno una volta. È proprio lei che su questa collinetta della sua casetta con il suo bambino guarda l'orizzonte e dice: un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo, no? E la nave appare, e lei sta parlando al suo bambino, no? Che peraltro ha chiamato Dolore, per cui insomma è veramente una storia terribile. E come dire, ecco, trasportare tutto questo in un fumetto per ragazzi, come potete immaginare, può risultare un filino scomodo, no? Prima di tutto per l'età della protagonista, insomma, per tanti motivi. Ecco, qui devo dire che era stato fatto un aggiustamento, gli autori non si sono fatti troppi problemi, e secondo me è stata una bella, una bella mossa, intelligente, perché credo che comunque i ragazzi possano tranquillamente avvicinarsi a una storia, e poi pazienza se scopriranno che la storia dell'opera lirica è un filino diversa. E infatti, come finisce questa traduzione per ragazzi di Madama Butterfly? Che Madama Butterfly, quando vede tornare Pinkerton sposato, gli dice: vabbè, senti, sai cosa c'è? Io prendo mio figlio e vado al mare. E non si suicida. Ecco, per cui diciamo che anche le altre storie, adesso non so se avevamo altre pagine di queste storie, perché mi ricordo che c'era la fanciulla del West. C'è la fanciulla del West? Esatto. Ecco, il mio ecco. No, spoiler! La fanciulla del West, anche qua, come dire, io avevo trovato davvero divertentissima questa ambientazione con Minnie, tra l'altro c'è questo nome di chiara trasposizione fumettistica, ma del tutto involontaria. La protagonista si chiama Minnie, si innamora di un fuorilegge, lo nasconde in casa propria, e c'è questo sceriffo terribile che si è innamorato di lei, ovviamente non corrisposto. E ovviamente...
questa è sempre Madama Butterfly. Ecco, vedete il finale lì nell'ultima vignetta con Madama Butterfly che dice: vabbè, senti, sai cosa c'è? Tornatene in America, io me ne vado al mare col piccolo. Insomma, si presume che vivranno una vita felice anche senza il papà. Sì, però spieghiamo che non sono io che sono strano, che acchiappa, è che tu mischi le tavole apposta. Se tu, perché se tu guardassi noi dei file, non avresti tutte queste difficoltà. Lo sai che i file vengono nominati, no, sistemati un po' a caso quando il nome non è numerato, ma vabbè. Che è perché non prepari la puntata. Ma se non sapete cosa parlerai. Tavole di Madama Butterfly, prima abbiamo visto appunto Fanciulla del West. Bellissima. Di che è quell'illustrazione? Dopo. Allora, queste qui abbiamo detto di questa serie, di cui, se non ricordo male, avevamo esposto anche qualche tavola originale. C'era poi un'altra versione a fumetti, questa volta assolutamente rigorosissima, di Franco Messe e Lele Vianello, edita da Segni d'autore, di cui avevamo esposto le tavole originali, che raccontava proprio, eccola qua, questa era la copertina, la storia di Madama Butterfly. Ecco, vedete che per la copertina era stata scelta proprio il momento di Un bel di vedremo, con lei che guarda, era sempre una riduzione per ragazzi, tra l'altro con un'operazione abbastanza pregevole a parer mio, che è stata quella di voler usare per i dialoghi, dovremmo averla una pagina interna, certo. Il testo, ecco, questo vabbè è Puccini che all'inizio come dire presenta la sua opera, ecco, diciamo che i testi erano abbastanza lineari con il libretto dell'opera. Sapete che usare i testi di un'opera per un fumetto è quasi impossibile, nel senso che sono testi molto complessi, no? E molto lunghi, nel senso che nell'opera ovviamente ci sono le arie, che sono i momenti in cui i protagonisti esprimono il proprio stato d'animo, no? Quando c'è un'opera lirica, quando c'è l'aria, l'azione è come se rimanesse sospesa e il personaggio esce in qualche modo dalla narrazione dell'opera, tutto si cristallizza e il personaggio racconta al pubblico il proprio stato d'animo. E poi ci sono le parti, i recitativi, fino a un certo punto, fino a metà dell'Ottocento, poi diventeranno parte integrante dell'opera, in cui l'opera procede, la storia procede, e ci sono scambi di battute, come dire, più agili tra i vari personaggi, perché è il momento in cui la storia procede. Però sono sempre scritte da poeti, da librettisti, quindi rischiano di risultare un filo indigesti. Però in questa trasposizione fumettistica devo dire che le frasi topiche dell'opera sono state mantenute, senza aver paura di magari di chiedere uno sforzo di concentrazione in più da parte del lettore. Qua vediamo il momento finale in cui Chocho San, sapendo che lui non tornerà mai più, prende la decisione e, come dire, si suicida per amore di Pinkerton. Come sempre abbiamo un trapasso disneyano, no? Che non manca mai, e in questo caso erano tre storie. Ne avevamo una della... c'è l'illustrazione che era. Ecco, questa è un'altra illustrazione sempre di Vianello, molto bella, dove c'è Pinkerton che, come dire, se ne va con i gabbiani. Questo è un momento topico dell'opera. In fondo vediamo Chocho San insieme alla sua fida Suzuki, che è l'unica del suo entourage che le starà vicino dopo lo scandalo del matrimonio con Pinkerton. Invece Kawasaki che fine ha fatto? La Onda, aspettava, in giro con la Onda. Aspettava l'Onda sul molo. Allora, abbiamo detto, hai altre immagini che ti piace tirare fuori a casaccio o pensi di essere pronto a tirare fuori Disney? Eccoci qua. Allora, Paperina, la fanciulla del West, è un fumetto del... Chiedi scusa però. A chi? A me, perché ho tirato fuori Disney. Sì, però dovevi tirare fuori Paperina, la piccola Butterfly, per cui anche nel... Hai sbagliato. Okay. Ecco, hai perso un'occasione per tacere. Ok, adesso te la tiro fuori. No, adesso stai su Paperina e la fanciulla del West, che va benissimo, dai. Ok.
1979, ecco. No, scusa, rimetto l'altra. Se lo fa un po', ma meno male, guarda che c'ho voglia di scherzare. Ma, ecco, se, vai. Ma se pensa di mettermi in difficoltà, guarda, si sbaglia di grosso. Allora, Paperina, scusate le spalle. La fanciulla del West, 1979, è una storia carina che racconta, in qualche modo, è abbastanza curioso poi vedere, chissà perché, quando gli autori Disney devono in qualche modo trasporre le storie delle opere liriche, lo fanno sempre coi paperi e mai coi topi. Probabilmente un esperto disneyano riuscirà a spiegarci, forse perché i paperi sono sempre stati più vicini alle parodie, no? E quindi viene più naturale. Qui abbiamo Paperina, la cosa buffa tra l'altro è che La fanciulla dell'West, che è un'opera il cui titolo si conosce molto poco, almeno ovviamente parlo sempre al di fuori del teatro dell'opera lirica, perché in contesto melodrammatico è invece opera di grande repertorio e non tanto rappresentata, ma perché è veramente di una difficoltà incredibile. È un'opera di una modernità armonica che chiede uno sforzo incredibile ai cantanti, per cui non è facile trovare cantanti in grado di eseguirla come si deve. Dicevo che è abbastanza buffo, qui fa un po' sorridere, perché la protagonista dell'opera, la fanciulla dell'West, si chiama Minnie, no? Per me insomma, è un'occasione un po' persa, se devo essere onesto, no? Farla interpretare a Paperina, però vabbè, comunque, fatto sta che decidono di trasportarla nel mondo dei paperi. Anche qui ovviamente si sono dovuti fare dei cambiamenti notevoli sulla trama. La fanciulla dell'West è un'opera cupissima. Siamo innanzitutto fa strano, no? Pensare a un'opera lirica ambientata nel selvaggio West. Già questo, no? È un po' disarmonico, no? In realtà, appunto, si ambienta in America, nel selvaggio West, e abbiamo, come vi dicevo prima, Minnie, che è innamorata di questo bandito, che però in qualche modo viene perseguitato in quanto tale dallo sceriffo della zona, che in realtà non corre dietro tanto al bandito quanto vorrebbe toglierselo dai piedi, perché lui stesso è innamorato di Minnie, che è una vivandiera, proprietaria di un saloon, e quando il bandito viene ferito durante un inseguimento e si rifugia nel salone di Minnie, Minnie lo nasconde in una specie di soppalco, no? Ferito, e quando entra lo sceriffo, ovviamente lei nega di averlo nascosto, se non che una goccia di sangue che cala dalle travi del soppalco la tradisce. E qui esplode il dramma, con una partita di carte in cui Minnie gioca a poker la vita del suo amato e il suo onore, perché se perde la partita si dovrà concedere allo sceriffo. E qua la musica di Puccini diventa nevrotica, no? Ogni volta che viene calata una carta è un'esplosione armonica, è veramente un momento topico. Come ci fa stare tutto questo in una storia disneyana? Vabbè, basta sgrassare, come si suol dire, no? Allora abbiamo Paperina che gestisce il saloon, abbiamo Paperino che è l'amante di colui di cui è innamorata Minnie, che però non è il bandito, perché Paperino non può fare il bandito, allora diventa lo sceriffo un po' maldestro, e c'è questo bandito che non poteva che essere Gastone, no? Lo sapete tutti, il cugino odioso di eccolo lì, il cugino odioso di Paperino. Insomma, ribaltano i ruoli in modo tale che alla fine, quando Paperina deciderà di stare con il suo amato, che in cui non è il bandito ma è lo sceriffo, tutto torna disneyanamente corretto, come se non ci fosse mai stato un errore. Una cosa abbastanza, come dire, abbastanza carina, ecco, è il finale, in cui Gastone ovviamente non viene ucciso come vorrebbe appunto al finale del melodramma, ma gli dice: addio sceriffo, addio Miss Paperina, se la cosa può farvi piacere, pensatemi libero e lontano in una terra di redenzione. Ora capite che non è propriamente il classico
il classico balloon disneyano, no? È una frase un po' di una certa pesantezza, no? Però c'è sotto la citazione operistica, sotto gratta gratta si ha la citazione operistica, facendo riferimento a Ch'ella mi creda, che è l'aria più famosa dell'opera, che è l'aria che canta il bandito quando se ne va, no? Ch'ella mi creda libero e lontano, e quindi eccolo lì, pensatemi libero e lontano in una terra di redenzione, che sono poi le parole che vengono usate nell'opera. Quindi insomma c'è sempre questo, come dire, questo richiamo all'opera. L'altra riduzione disneyana di Puccini è Paperina la piccola butterfly, se hai la copertina. Certo che ce l'ho. Devo chiudere perché non sono messe in ordine. Qualcuno che... Non le puoi mettere in ordine alfabetico, Fabiano? Io non dovrei rimettere in ordine. Ma non mai mi permetterei col maestro Ercole di mischiare le carte in tavola, no? Per stare in tema. Questo ti fa onore, questo ti fa onore. Eccolo qua. Maestro, prego, continui. Grazie ingegnere. Allora, Paperino la piccola butterfly era un albetto del 1981, poi rieditato nel 1993 con alcuni cambiamenti di colorazione, ma anche di testi nel balloon. E anche qui, come dicevamo prima, non è stato facile in qualche modo trattare un tema come quello di Madama Butterfly in una storia disneyana. C'è anche un po' da chiedersi perché poi gli autori, avendo a disposizione magari, come dire, opere meno complesse, no? Con tematiche meno drammatiche, facciano poi ricorso invece a queste tematiche. Probabilmente il titolo, come dicevamo prima, si tratta comunque dell'opera più rappresentata al mondo, in qualche modo il titolo attrae, no? E allora si cerca di forzare la mano e di piegare i personaggi e la trama alle tematiche disneyane. Allora, qui abbiamo praticamente la storia abbastanza fedele. Abbiamo, come dire, Paperina, che è innamorata di Paperino, Nat Paperton, che abbiamo anche Nonna Papera nei panni di Suzuki. È tutto abbastanza lineare, ritroviamo tutto. A un certo punto arriva Paperino con una sconosciuta al braccio, che non è la moglie americana di Paperino, come pensa inizialmente Paperina, ma in realtà il personaggio è Clarabella, ma in realtà è... Come si chiama Pinkerton? No, allora, qui c'è stato un cambio. Nella prima versione originale si chiamava Nat Paperton, poi è stato chiamato Pinkerton perché questo album poi è stato ripubblicato nel 93. Per cui abbiamo un po'... C'era, forse tu avevi... Non so se sono riuscito a mandartele, però c'era la versione di questa tavola, che è quella dell'aria Un bel dì vedremo, e vedete Paperina... con il figliolino, no, torna indietro. Ecco, torna indietro. C'è il pollice a scatto, Ambu. Dove devi andare? Quale vuoi? Alla tavola di prima, con Paperina sul balcone. Ah, ok, eccola qua. Eccola qua. Come dicevo, l'aria Un bel dì vedremo è sempre il centro delle storie. Infatti, questo che nell'edizione dell'81 era un libretto abbastanza grande... questa tavola tiene tutta la pagina e vedete che c'è Paperina che dice, adesso non riesco, ecco il fil di fumo, no? E praticamente appunto è il momento dell'aria, come vedete c'è anche il bambinetto lì di fianco, anche se non si declina mai essere il figlio di Paperina e Paperino, ovviamente, perché come sapete ci sono solo nipoti nelle saghe italiane, no? Non ci sono mai o quasi mai famiglie, come dire, in linea diretta. Allora, vi dicevo, è come dire, l'hanno cambiata, hanno cambiato un po' alcuni rivolgimenti della trama, tra cui appunto il finale. Ovviamente non era pensabile vedere Paperina che si trafigge con la spada facendo karakiri. Finisce con Paperina che dice i tempi in cui sono lontani i tempi in cui una ragazza si uccide per amore. E anche lì, come dire,
invece poi torna tranquillamente con Paperino e c'è questo lieto fine che distoglie un po' dal procedere della trama. Anche qui però dentro ci sono, ricordiamo che poi come dire, la storia è disegnata da Martina e Carpi, quindi insomma binomio di grande caratura. Se vuoi far vedere qualche immagine dopo, ecco, vediamo qui per esempio, Martina non rinuncia mai nelle sue trasposizioni operistiche, l'avevamo visto anche con le trasposizioni wagneriane, no? Ci mette sempre le frasi delle opere, e infatti qui gli dice: tu mi chiamavi piccina mogliettina, vedete che ci sono le virgolette, è proprio perché è una delle frasi, no? Che dice Madama Butterfly, Cho Cho San è un personaggio delicatissimo, è proprio un fiore delicatissimo che Pinkerton falsa improvvisamente, no? E c'è un momento delicatissimo nell'opera in cui lei gli dice: tu mi chiamavi piccina mogliettina o lezzo di verbena, no? E lei ricorda tutte le frasi con cui lui l'ha conquistata, e lo fa con tutta la tenerezza di una ragazzina, no? E infatti lui, vedete che poi lui dice: sì sì, me ne ricordo, perché nell'opera in realtà questa è la frase con cui lei tira questo cazzotto infernale nello stomaco degli spettatori, perché poi Madama Butterfly è una di quelle opere che improvvisamente, quando arriva al culmine drammatico, in tutto il teatro si sentono tirare su col naso e si fanno dei gran pianti, perché è proprio un'opera disumana. Devo dire che è veramente un'opera di una crudeltà incredibile, peraltro sottolineata da una musica veramente incredibile. Se non ci sono altre vignette di questa storia, non mi ricordo più. Ecco, questa era quella finale, tra l'altro molto carina, perché invidiano i tuoi caschi. Vabbè, non vi distraete. In cui questa è la tavola finale, abbastanza comica, perché ovviamente c'è Butterfly che guarda la nave col binocolo. In realtà Butterfly sta con le sue mani chiuse nel suo kimono, nelle maniche del suo kimono, no? Non certo con il, come dire, con il binocolo. Un'altra storia, ovviamente Turandot. Ecco, Turandot l'abbiamo visto prima, è l'ultima opera. Turandot si dovrebbe dire, non alla francese, ma Turandot, mi raccomando, io sbaglio sempre. Viene disneyizzata nel 1990 con una storia che si intitola Paperon Bot. Qui è un po' forzato, devo dire. sì. Paperobot, dove si trasforma in un robot e picchia tutti. Sì, bella quella storia. No, io devo trovare un sistema per buttarmi venerdì pomeriggio in modo diverso. Allora, la storia racconta di zio Paperone che viene trascinato a... Ciao Giulia. Che viene trascinato, come vedete è impegnato nella sua attività preferita, no? Che è quella di fare il bagno nelle monete d'oro. E viene trascinato a vedere l'opera da Brigitta, che è la sua eterna spasimante, e cosa va a vedere? Va a vedere ovviamente Turandot. E all'inizio dell'opera il buon Paperone, come tutti i mariti trascinati all'opera dalla moglie, si assopisce, perché non ne può più, e già all'inizio si addormenta, ma coinvolto dalla musica pucciniana sogna di essere Turandot, ovviamente Paperon Bot. Ora, che cosa ci racconta Turandot? Ci racconta di una principessa della Cina, figlia dell'imperatore della Cina, che in onore a un fioretto, a un tributo dato in omaggio a una sua ava che è stata stuprata durante l'invasione della Cina, promette di non concedersi mai e poi mai a un uomo, no? Ovviamente, essendo la figlia dell'imperatore della Cina, l'unica figlia dell'imperatore della Cina, ha in mano il destino del suo paese, alle donne ovviamente non è permesso diventare imperatrici, e quindi tutto questo si trasforma in un dramma infernale.
lei dichiara che si concederà in moglie solo, ovviamente detesta tutti gli uomini, non vuole essere toccata, tutte le volte racconta questa storia terribile di questa Ava trascinata, stuprata e uccisa in una notte di dramma, di tregenda, dice io mi concederò solo a chi sarà in grado di sciogliere tre enigmi. Uccide una quantità di principi che arrivano da tutto il mondo perché questa donna è di una bellezza inarrivabile, tutti se ne innamorano, arrivano principi da tutto il mondo, nessuno di questi principi riesce a risolvere gli indovinelli e tutti vanno al patibolo e gli viene tagliata la testa. Ecco, dopo, alla fine arriva Calaf, il famoso cantante di Vincerò, eccoci qua, che scioglie i tre indovinelli, no? E Turandot dice, no, io però non posso accettare una cosa del genere, non voglio essere toccata da un uomo. E Calaf, che è un eroe di altri tempi, principe dei Tartari, che cosa dice a Turandot? Io non ti voglio senza amore. Se tu scoprirai il mio nome prima dell'alba, mi taglierai la testa. Altrimenti scioglierò il tuo amore con un bacio. Ovviamente Turandot sguinzaglia i suoi sgherri in giro per tutta Pechino per scoprire il nome di questo principe che non si è presentato. E chi trova? Trova due poveracci, come al solito, che sono il papà di Calaf, ex re dei Tartari ridotto in schiavitù, e la schiava Liu, che è innamoratissima di Calaf e che è l'unica che sa che Calaf si chiama Calaf. Viene sottoposta alle peggiori torture e lei, pur di non lasciarsi scappare il nome, secondo voi cosa fa? Crepa. Si suicida, prende una spada e si trafigge. E qui Puccini cala. Cosa che dovresti fare anche tu, secondo me, stasera, appena finisce la diretta. Guarda, dopo quando parleremo della tua tavola avremo modo di darti tutte le istruzioni per un suicidio onorevole, Ambu. Guarda. Non ti preoccupare, troveremo il modo anche per te. Anche se appunto trattandosi di rimedio onorevole non avrebbe niente a che fare con il tuo losco figuro. Ma continui, maestro. Allora, cosa tutto questo, insomma, alla fine Liu si uccide, ovviamente nessuno sa chi è il nome, Calaf incontra di notte nel palazzo deserto Turandot, la bacia e lei scopre che cosa vuol dire l'amore. E la mattina dopo, quando lei dovrebbe riferire il nome di Calaf per mandarlo al patibolo, dice a tutti, io so come si chiama quest'uomo. Tutto si gela, tutti pensano che si deve ritornare ancora alla principessa senza amore. Lei dice, il suo nome è Amore. Oh, e l'opera finisce, se benché sia passata... La povera Liu. Esatto, benché la povera Liu ne abbia fatto le spese, questi due convolano a nozze, lui diventa imperatore della Cina e ciaone. Ecco. Ah, e taglia la testa a tutti. Ecco, e qui vedete, no, torna dove eri prima... Qui vedete la scena iniziale dell'opera, no? In cui c'è il mandarino che spiega al popolo di Pechino, vedete le notine, per cui quando ci sono le notine vuol dire che cantano. Popolo di Pechino, la legge è questa, chi di Turandot, bla 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 bla, tutto quel che segue, è la frase iniziale con cui si apre l'opera, no? E infatti, insomma, poi vedete che sotto c'è Paperone che, come dire, tra l'altro con questa mascherina che è quanto mai aggiornata per questo tema. Esatto, per questi giorni terribili, perché ovviamente continua a parlare all'opera e quello dietro ovviamente lo imbavaglia per farlo stare zitto. Vi dicevo, lui si addormenta all'inizio dell'opera e sogna di essere Pamperonbot, l'imperatore della Cina, e deve trovare una moglie. Ovviamente arriva Brigitta che sbaraglia tutte le altre pretendenti, perché ovviamente risolve, non è proprio un indovinello, gli fa una domanda strana e oltretutto, cosa più importante, che convince Paperonbot a sposarsi, anche se poi si sveglia appena appena prima di sposarsi, quindi che Paperonde e Paperoni si sposi dividendo il capitale, mai e poi mai. Come dire, si guadagna la stima di Paperonbot Brigitta, perché sventa un'incursione dei Bassotti nel deposito. Come sempre, e qui chiudiamo un po' la trasposizione a fumetti. Come sapete, il museo chiede sempre a artisti del fumetto di interpretare l'opera o la vita del compositore a cui dedicano la mostra. Questi sono, ecco, bravo Fabiana, queste qua sono le figurine Liebig. Ne abbiamo parlato la prossima volta dovresti levare Alan Stock foto, te lo dico. Vabbè.
sono le, in realtà in mostra c'erano, le, c'erano fortunatamente gli originali, e sono le figurine Liebig di Turandot, c'erano anche quelle di Madama Butterfly e anche quelle dedicate alla, alla vita di Puccini. Immancabili Liebig, che non potevano se non fare vedere, insomma, il Liebig. Un giorno faremo, faremo una puntata tutta dedicata alle figurine Liebig, perché sono veramente una, un mondo a sé. Bisogna trovare un grande esperto che ne sappia parlare veramente bene, perché racchiudono dei, dei mondi veramente, veramente incredibili. Dicevamo i, gli omaggi. Allora, quell'anno la risposta era stata vivace, come, come sempre, fortunatamente, e avevamo ricevuto diversi, diversi omaggi. Questo era quello di Sandro Dossi, che aveva praticamente scomposto il suo omaggio in cinque vignette diverse. Abbiamo, come al solito, diciamo che il committente in qualche modo chiede sempre un omaggio a, alle proprie passioni. In quel caso il committente ero io, e il buon Sandro ha accettato la sfida di puffizzare le opere di Puccini, no? E quindi vedete, ha fatto un Puccini seduto, seduto al pianoforte, e poi quattro opere famosissime. In alto a sinistra vedete Madama Butterfly, che guarda appunto sull'orizzonte nella speranza di vedersi levare il fil di fumo. Abbiamo la Tosca, là in alto a sinistra. No, scusate, in, in basso a sinistra è Tosca. In alto credo che sia la Fanciulla dell'Ouest, ma non riesco a vedere, a riconoscerla bene. Ah no, Bohème, Bohème, pardon. E poi in basso abbiamo appunto Turandot, ambientata in Cina, come vedete, insomma, con il puffo e la puffetta Turandot. E devo dire che è sempre stato un grande... sì, no, purtroppo mi è scappato un bravo Fabiano, ma giuro, non succederà mai più. Perché sai, sai che lo sono e ogni tanto ti viene fuori. Ma non tenerti tutto dentro, esprimiti. Vai. No, guarda, non lo faccio quasi mai. Sergio! Grande omaggio di Sergio Toppi, ne avete parlato diffusamente qualche giorno fa in una bellissima diretta. Aveva fatto un, un'operazione davvero, davvero magistrale, di cui purtroppo non sono mai riuscito a ricostruire la vita editoriale, perché l'aveva fatta su commissione di Nencetti, uomo misterioso che compare e scompare nella vita del fumetto come, come una specie di fuoco fatuo. E dopo rispondo. Aveva fatto questa raccolta di tavole dedicate alle eroine pucciniane. Guardate, questo è un tratto distintivo davvero notevole. Le opere di Puccini hanno sempre un'eroina al centro, non, non hanno mai un uomo come, come protagonista. In questo caso c'è, questo, in questo caso è Madama Butterfly. Come vedete, poi Toppi è sempre riassuntivo e ruvido, no? Nelle sue, guardate il pugnale che è messo lì, anche se non brandito, a ricordare come va a finire l'opera, l'ha disegnata con dei tratti davvero poco, poco giovanili, sembra quasi un samurai, no? Perché in effetti poi Chocho San fa la scelta più coraggiosa che si possa fare per quella data cultura. E aveva fatto una tavola per ogni eroina pucciniana, per cui avevamo esposto, in questo caso, si trattava di un portfolio che non so dirvi perché sia stato pubblicato e in quale contesto, non sono mai riuscito a... Fortunatamente era nell'archivio della Fondazione Fossati, e quindi siamo riusciti a pubblicare tutte le tavole. Mi ricordo che c'era Fanciulla del West, c'era Tosca e altre... c'era il Trittico, che è un'opera composta da tre piccole opere, dove la protagonista, a volte non è detto che sia una donna, ma la protagonista di queste tre opere è la morte, no? Raccontata in tre modi diversi, la morte violenta, la morte comica e la morte pietosa, per cui in qualche modo è femminile la protagonista anche del trittico. Passiamo al... Vuoi rispondere a Nello nel frattempo? Questa sì, la prossima. Sì. Ma se una capra come lui vorrebbe avvicinarsi al mondo dell'opera, da cosa potrebbe cominciare per capirci qualcosa? Grazie. Prego, Fabiano. Allora, qua dipende, dipende un pochino dalla, dalla sensibilità di chi ci si vuole avvicinare, perché ci sono due strade. Io quella che consiglio sempre è la strada dell'opera comica, perché ritengo
forse perché è stato il mio percorso. Io da ragazzino, io sono cresciuto in una famiglia in cui si mangiava pane e opera lirica, e quindi il rifiuto dell'opera lirica per me è stato il primo passo, no? Io non la sopportavo, quando veniva ascoltata in casa mi tappavo le orecchie, non volevo... Finché poi, trascinato a teatro, a vedere... In realtà la prima opera che ho visto è stata proprio un'opera di Puccini, Tosca, però mi sono innamorato dell'opera lirica ascoltando Il Barbiere di Siviglia, che è un'opera comica dove non muore nessuno. Diciamo che le opere comiche, soprattutto quelle di Gioachino Rossini, posso consigliare Il Barbiere di Siviglia, Cenerentolo, Gli Italiani in Algeri. No, ecco. Adesso... Infatti voglio dire una cosa a Mario, c'è anche il metodo per vedersela a 11 euro, è un lavoro, ma però... ne vale la pena. Sì, allora, ma poi oggi... Al teatro alla Scala, io ce l'ho fatta con gli euro. Oggi come oggi però neanche tanto, c'è la possibilità di comprare biglietti. Tenete presente che oggi si può andare a vedere un'opera alla Scala seduti pagando 50 euro, che in fondo è più o meno quello che si paga per andare a vedere un concerto di musica sì. Leggera. Per cui questo è vero, ma è stato vero fino a un certo punto. Oggi ritengo che non sia più così. Chi ha veramente intenzione... Certo, ecco, non iniziate con un'opera di Wagner o, non so, con un'opera difficile di Verdi. Ci arriverete col tempo. E poi non è detto che debba piacere, eh? L'opera lirica è un genere, no? È come il pop. Uno può essere appassionato di heavy metal, ma detestare il pop o la leggera italiana. Non l'ha detto il dottore, che l'opera lirica debba piacere. Sì. Io sono innamorato perdutamente di certe opere liriche tanto quanto mi tengo alla lontana da altre. L'opera lirica è un genere che nasce nel 600 e finisce a metà del 900. Pensate a cosa ha espresso la musica leggera, la musica quella che chiamiamo leggera, in meno di questo tempo, in quanti generi diversi. Quindi non esiste l'opera lirica. Bisogna innamorarsi di un genere di opera lirica. Dopodiché poi c'è tutto il tempo. L'opera barocca è una mappazza una cosa insopportabile che non ha niente a che vedere con le opere di Rossini e non ha niente a che vedere con le opere di Puccini. Poi se vi innamorerete del procedere dell'opera barocca non potrete più farne a meno. Ecco, Madonna quante R, non devo più dirlo. E poi uno può iniziare per Rossini, andare avanti per Puccini, tutti quelli collini. E poi sì, fare tutte le altre, cioè, insomma. Mozart. Mozart. Ecco, le opere di Mozart sono un po' lunghette, per cui magari iniziare da lì può essere... Ecco, questo è un percorso. Se invece si ama il dramma, le opere di Puccini secondo me sono perfette. Secondo me un'opera come Tosca o come Turandot non può non tenerti incollato al palcoscenico. E poi tra l'altro sono uscite anche in versioni cinematografiche, forse sì, quelle di Puccini ma anche più rappresentate. Sono più moderne anche come contesto, perché sono ambientate in un periodo storico più, diciamo, più recente rispetto a... Cioè, Puccini più giovane. Sì, sì, sì. I primi del Novecento. Sì, però le sue opere sono anche ambientate, pensate a Tosca, che è ambientata nella Roma del 1800 tondo. Sì, sì, però comunque è un linguaggio sempre un po' più contemporaneo rispetto e poi a un'opera dell'Ottocento di Beethoven e compagnia di tutta l'ambaradan che viene prima. E ha un procedere musicale che è molto vicino alla musica da film. Questa è una cosa che aiuta molto un ascoltatore ho citato Tosca e Ambo, penso per puro caso, perché mi rifiuto di pensare che sia dotato di cultura sufficiente per poter fare un link del genere, ci sta facendo vedere uno degli omaggi più belli. Questa non è stato fatto per la mostra dell'epoca, ma è stata fatta quest'anno, in cui la Scala ha inaugurato con Tosca, e è una tavola di Milo Manara dedicata a Tosca. Sapete che Tosca finisce con questo suicidio, muoiono tutti, tanto per cambiare, no? E finisce con Tosca che si getta dagli spalti di Castel Sant'Angelo e si suicida, e lui l'ha immaginata con questa veste rossa mentre si abbandona appunto al vuoto, dando fine poi all'opera. Tra l'altro ha avuto anche un Sanremo, se non sbaglio, Tosca. Passiamo al... Vai a cagare. Omaggio. Ecco, questo Simone Bianchi, Puccini, abbiamo detto Puccini lucchese, Simone Bianchi lucchese, era il suo omaggio di Tosca, lui l'ha interpretata così, vestita da supereroina tipo Tron, con queste luci, e vedete che ha in mano il pugnale, perché Tosca
uccide Scarpia, di cui vedete il cadavere là sotto. In questo caso era un omaggio a un gioco a scatole cinesi, perché in realtà lui, per dare un volto a Tosca, aveva scelto il volto di Beatrice Veneziani, che è una direttrice d'orchestra molto brava, che sta spopolando molto in questo momento. E gli aveva dato un po' questa immagine perché, come sapete, quando si pensa al direttore d'orchestra sembra che sia uno di quei lavori che possono fare solo gli uomini, no? Un po' come il pilota d'aereo, no? O chissà quale altro. In realtà non c'è scritto da nessuna parte che non lo possa fare una donna. Per cui quando si vede una donna sul podio la si vede sempre un po' come una supereroina, no? Bene, e Tosca in qualche modo è un'eroina, perché in qualche modo supera la propria indole, arriva ad ammazzare un uomo, cosa che mai e poi mai avrebbe potuto fare, no? Tant'è che poi il suo amante le dirà: o dolci mani, mansuete pure, no? Avvezze a carezzar fanciulli. Ma, insomma, ecco qui. E ha fatto questo bellissimo. Il terzo omaggio a Tosca era di Fabio Celoni, artista Disney, che tutti ricorderete per il suo, per le sue bellissime trasposizioni, ma soprattutto per il Dracula, che è un vero e proprio... Bellissimo, qui ce l'ho, bellissimo. Eccola qua, come vedete c'è Tosca, sotto c'è Scarpia, papero terribile, con il buon Cavaradossi legato alla catena, dietro c'è Castel Sant'Angelo, e vabbè, qua lui è stato bravissimo perché ha ripreso l'estetica delle prime locandine Art Nouveau di Tosca e le ha... paperizzate, a parere mio, tirando fuori una tavola davvero, davvero sensazionale. Pensate che l'ha abbozzata in treno mentre stava andando a Praga per un'urgenza immobiliare. È stata un'avventura, perché temevo di non avere la tavola per la mostra, ma fortunatamente la mattina dell'inaugurazione si è presentato con la tavola. C'erano poi gli altri omaggi, tra cui quello appunto di Fabiano. No, il mio non è messo, il mio non è messo. E ce l'hai dietro. Ah, vabbè, useremo quello che hai appeso dietro. Questo era quello di Ciarrone, se non ricordo male. Domanda generale, aspetta, c'è Cristiano che dice, domanda generale, ma finire sui fumetti è una prerogativa dei mostri sacri del passato o qualche compositore contemporaneo ha già ricevuto questo onore? Allora, no, non l'ha ricevuto per il semplice fatto che purtroppo, se, come penso lo intenda Cristiano, se intendiamo compositori di opere liriche, come sapete l'opera lirica si è un po' spenta, non è morta, ci sono ancora compositori di opere liriche. Il problema è che però nella maggior parte dei casi, non tutti, però nella maggior parte dei casi si sono abbandonati a una musica che in qualche modo... Io trovo veramente indigeribile, no? Che strizza l'occhio a certi sistemi dodecafonici dove non c'è una sola concessione all'armonia. Poi il musical in qualche modo ha spaccato in due l'opera lirica, no? L'ha portata un po' su un piano più leggero. Per esempio, ecco, se vogliamo considerare il musical una normale evoluzione dell'opera lirica e dell'operetta in generale, diciamo che Andrew Lloyd Webber è stato paperizzato, e secondo me per la genialità dei musical di Webber, Webber non ha assolutamente niente da copiare a un Puccini, a un Verdi. O... I compositori di opera di oggi, insomma, se vogliamo ascoltare i vari, o di musica vocale in generale, non so, i vari Stockhausen, Berio, Manzoni, insomma, tutti questi compositori qui sono talmente ormai lontani da quello che è il gusto del pubblico che difficilmente poi troverebbero posto in una storia Disney o... Cioè, però tu dici che per continuità ha più senso passare al cioè il passaggio al musical ha più senso in un'ottica di ricerca musicale. Per come la vedo, sì, questa cosa che dico adesso probabilmente farà venire i capelli bianchi ai musicologi, però per come la vedo io, sì. Per come la vedo io, il musical è assolutamente l'opera lirica come può essere espressa oggi. Ci sono opere liriche che vengono commissionate da teatri o compositori importanti, non tutti si sono abbandonati a questo cataclisma di suoni senza senso, come li chiamo io, eh? Ce ne sono altri che invece continuano la tradizione melodica, probabilmente con un pochino meno di genio tematico come potevano averlo Verdi, Puccini, però insomma adesso poi ci si addentra in un discorso. Vabbè, c'è Bernstein, Gershwin, che loro hanno fatto delle opere eccezionali. Però vedi, anche Bernstein con un'opera come West Side Story, per esempio, insomma, c'è qualcuno che storce il naso a chiamarla opera, invece è un'opera a tutti gli effetti, non ha assolutamente niente di diverso
dalle opere, eppure c'è qualche solone che un po' storce il naso, che un po' sì, vabbè, e poi sono opere che non restano in repertorio, adesso a parte West Side Story che è rappresentatissima, però le opere di oggi forse proprio per mancanza di questa familiarità con la musica, con i gusti dell'andare veramente incontro ai gusti del pubblico, restano ahimè un po' poco in repertorio, di solito vengono, si tornati indietro, una volta le opere liriche venivano ai tempi di Mozart, le opere liriche venivano rappresentate una volta e poi difficilmente venivano rappresentate di nuovo, no? A meno che i temi non diventassero veramente famosissimi. E così è un po' oggi. Le opere commissionate dai teatri a compositori moderni magari hanno successo, però difficilmente. Poi, mi ricordo un bel Cyrano de Bergerac che andai a vedere, mi pare a Novara, che mi piacque tantissimo perché il compositore era riuscito a rimanere in quel racconto musicale che poteva davvero sembrare quello di un'opera lirica vecchio stile. Però poi sono temi che non rimangono nelle orecchie. Ecco. Questa è quella di prima, era di Sciarrone, Madama Butterfly, questo era l'altro omaggio di Manara, sempre per Madama Butterfly. Qua c'è un piccolo aneddoto da raccontare, perché il maestro Manara ci si era messo all'opera con discreto anticipo, e grazie a questo anticipo eravamo riusciti ad avere un figurino dal Teatro alla Scala, in cui, rimasto segretissimo ovviamente, mandato a Manara in assoluta anteprima, segretissima, affinché potesse dipingere la texture del kimono e della fascia, seguendo esattamente quella del costumista che aveva creato il costume per la cantante lirica che inaugurava la Scala con Madama Butterfly. E a parere mio ha fatto la tavola più bella dedicata alle mostre del Wow, perché ha centrato la debolezza di Chocho San con questa. Ma a me a Sciarrone quella figurino non è mai arrivato, per cui era impossibile poter competere con Mino Manara, perché no. Qualcuno ha truccato questa gara che non c'era, ma la truccata. Però devo dire che il buon Fabiano Fabiano quell'anno ha prodotto una tavola di rispetto che vedete alle sue sì, mie spalle. E c'è pure la mia che ora ve la mostro, malefici. Si è impigrito. Ah, ecco. Manchiamo tutti e due. Sai perché? Perché le avete consegnate talmente in ritardo che non siamo riusciti a scansionarle. Sì, certo. Probabilmente è questa. Questa è Turandot. Incompleta. Esatto, astutamente. Avevo apprezzato tantissimo la citazione, con questi occhi vuoti, in qualche modo. Eccola lì. Questa è di Rosa. Di Rosa, sì. È la Turandot di Rosa, e quell'altra è la Butterfly di Fabiano. Al quale ho perdonato un errore di costrutto. Non si è accoltellata, ma si è sgozzata. Si è sgozzata, però ci sta. Ecco, diciamo che è un suicidio dell'anima, e l'anima si suicida sgozzandosi, non certo con una pugnalata allo stomaco. Ecco. Brava. Per cui ho colto assolutamente la citazione. Sì. Poi alla fine gliel'ho perdonato. Ecco. Qua credo che sia se non ci sono altri omaggi o altre cose, credo che finisca il nostro. Do uno sguardo per vedere se c'è qualche altra qualcosa di nostro. Qualche sorpresa, qualche nascosta, easter egg nascosto da. Sì, forse c'è questo che stavamo scordando, e ci spiegherai che cos'è. Ecco. Ah no, questa era una tavola che avevamo messo in apertura della mostra, ma che in realtà proveniva da un altro albo, che era Paperino e Paperina, che vanno alla prima della Scala. E siccome l'opera, cioè la mostra in qualche modo omaggiava questa ricorrenza, avevamo usato questa immagine che poi davamo ai giornali per testimoniare in qualche modo il fumetto che va alla prima della Scala. Ok. Lo ricordiamo. 7 dicembre di tutti gli anni. Ah, ci sono anche c'è un'altra robina che hai dimenticato, anzi un po' di roba. Ah, c'è anche una di Lele Vianello che fa rivedere, tanto sono in fila. Come era questa? Eccola. Poi abbiamo questa. Bene. Che non so cosa sia. Questo era un manga dedicato sempre a Madama Butterfly, che trasportava la storia in ambito contemporaneo.
e ce l'ha portato un ragazzo che ha letto che c'era questa mostra, e il giorno dell'inaugurazione si è presentato con questo manga che mi era sfuggito tra l'altro è meglio di One Punch Man, vorrei dire. Non lo so, ho detto bello, però non mi piace. Ah, questa è una cosa abbastanza carina. Lego sì, Lego di cui non abbiamo mai parlato, però tutte le volte che facciamo una mostra nel video, chiediamo ai nostri appassionati di Lego di creare delle piccole mock, le chiamano, dedicate all'opera, e hanno costruito questa piccola Madama Butterfly, dove appunto vedete. Molto carino. Molto. I Lego poi sono simpaticissimi. Tra l'altro, ecco, qua vedete Pinkerton col cappello da texano, perché ovviamente per rappresentare un americano come rinunciare allo Stetson, anche se non c'entra niente, che lascia la povera Chocho San. Guardate la delicatezza del plastico con quel pesco coi fiori, cioè hanno veramente una, se poi pensate che sono tutti pezzettini che non sono come dire stati creati per creare questo plastico, vedete che ci sono le canne vicino al fiume, quelle canne nere, quelle sono i cambi delle auto dei Lego. Ah, bellissimo. Ed io li trovo veramente, un anno addirittura arrivò un plastico pazzesco di tutta la scala che si apriva mostrando tutti i palchetti interni creati con una quantità di mattoncini incredibili, e quando ho chiesto al ragazzo che l'ha creato, gli ho detto: ma com'è che ti è venuta l'idea? Fa: guarda, io abito a Desio, avevo ricreato tutta la piazza del centro di Desio, però non interessava a nessuno vederla fatta con Lego, allora l'ho demolita e ci ho fatto la scala. Geniale, perché ecco, in una frase ha, come dire, condensato il senso del Lego. Quando abbiamo fatto la mostra su Andrea Chenier, che inaugurava la scala con l'opera di Giordano, ci avevano preparato un bellissimo plastico con la Rivoluzione Francese, con tanto di ghigliottina e Palazzo dei Nobili con la facciata, e una volta che si girava dietro a questo plastico si trovava tutto lo spaccato del Palazzo dei Nobili con il piano delle feste e poi i piani superiori dove abitano i servitori. Per cui anche hanno una capacità di informarsi sui dettagli di quello che stanno costruendo che è commovente. Perfetto, siamo arrivati al... Pensiamo che abbiamo visto tutto, esatto. Sì, bene. Sì. Bene. Noi purtroppo abbiamo finito il nostro viaggio fumettistico nel mondo dell'opera, come dire, nel mondo a fumetti dell'opera lirica e della musica classica. Adesso potrei vedere se in settimana riesco a creare un percorso solo per It Comics su Rossini, perché purtroppo la scala non ha mai inaugurato con Rossini, e Rossini è un compositore di grande, come dire, di grande ispirazione, che ha certamente lasciato nel fumetto una traccia che va scoperta, per cui appena sarò riuscito a mettere insieme questo percorso, sì, lo creiamo apposta per It Comics. Perfetto. Bello. E poi passerai ai musical, comincerai con i musical a questo punto, no? Beh, sì. A passare il tempo. Esatto, sì. No, no. Molto bene. No, comunque è un bellissimo percorso quello che ci fai fare, Enrico. Ti ringraziamo. Come dire, magari tracciare, provate a pensarci, è quello degli eventi storici raccontati a fumetti. Perché la storia è stata raccontata a fumetti in tantissimi modi. Quando abbiamo fatto la mostra su Andrea Chenier abbiamo un po' creato come il fumetto ha raccontato la Rivoluzione Francese, no? E se pensate da tavole bellissime come Fouché, no? Di Piffarerio, un'opera stratosferica per l'esattezza della ricreazione dei costumi, opera veramente magistrale, alle di Oscar. Comunque Lady Oscar è stata una delle trasposizioni più attraenti per il pubblico giovane, cioè nel senso, è stato uno di quelle grazie a lei tutti conoscono meglio la storia francese di quella italiana, hanno una fedeltà anche di esatto, e tra l'altro raccontata con un'esattezza che non va taciuta, perché Lady Oscar in qualche modo, vabbè, con qualche digressione, ci mancherebbe altro, però anche il tulipano nero, anche il tulipano nero, Nina d'Avena nella sigla ciccasse completamente la data, perché diceva il 4 luglio, cioè la rivoluzione, in realtà il 14 luglio, la presa della Bastiglia. Io, da appassionato di storia, tutte le volte che l'ascoltavo sanguinavo dalle orecchie come le Madonnine di Civitavecchia dagli occhi, però insomma diciamo che
A parte quello, è un bel modo per scoprire la storia. Sì, dice Nello, io ho tre enormi volumi della storia a fumetti raccontata da Enzo Biaggi per la serie e chi se ne... E chi sa... No, guarda, è bellissimo. No, come hai toccato tra l'altro un nervo scoperto del sottoscritto, che con quei tre volumi che gli sono stati regalati quando aveva 5 anni, io avevo staccato le pagine che parlavano della rivoluzione francese, perché essendo io appassionatissimo di monarchi francesi, ho sempre ritenuto un'aberrazione totale l'esecuzione di Luigi XVI e di Maria Antonietta. E in quei tre volumi quella storia lì è raccontata benissimo con queste tavole. Mi ricordo l'esecuzione di Luigi XVI presa dal basso, con questa ghigliottina che va verso il cielo e lui con le mani legate dietro la schiena e la testa alta che parla al popolo, me l'ero incorniciata e messa in camera. Quindi chi se ne no, quella è una grandissima opera con cui, se è successo a me, penso che possa succedere anche a tanti altri ragazzi, si può anche appassionare d'opera. Scusate, di storia. Storia, anche a fumetto. Ah, scoperto per scoperto, me l'ha regalato un amico durante il servizio civile. Bravo Nello! Grande opera a fumetto. Sì, è veramente... Allora, quindi, settimana prossima ancora non sappiamo... Intanto c'hai i puffi a cui lavorare, ricorda. Lui, ma anche io devo fare delle cose, non voglio dire niente, devo stare zitta. Io sono pronto a essere chiamato da voi, a essere educato. Voi sfregate la lampada e c'è il genio. No, tanto l'appuntamento deve essere settimanale, quindi entro la settimana devi inventarti qualcosa. Sì, ormai sei il nostro momento culturale di approfondimento del fumetto, non puoi mancare. No, ma perché parlare delle similitudini tra la vita di Gesù Cristo e la saga di Star Wars, no? Mamma mia, mi fa paura questa cosa. Sono entrambe fedi, sì. Giusto? Sì, assolutamente. Poi il più piccolo tra gli uomini che diventa il più grande, cresce, portatore di messaggi. Sono entrambi biondi, nell'iconografia sono entrambi biondi. Esattamente, Anakin transustante. Utile anche per la scuola, giusto? No? Entrambi non hanno mai fatto sesso? No, non è vero. Che ne sai tu? Sono disinformato perché avendo avuto Anakin ben due gemelli, si presuppone che a meno che non sia intervenuto lo Spirito Santo, Anakin ci abbia messo del suo. C'è lo Spirito Santo? Anakin, come Gesù, è figlio di un'entità astratta, perché sua mamma ha avuto Anakin dai midichlorian. Vabbè, io qua mi perdo, io qua rifiuto, se ci sono in mezzo i midichlorian, allora sì, hai ragione tu. Bene, detto questo, ci salutiamo, caro maestro Enrico, ti chiamano maestro, che ti fa piacere. Quando qualcuno confonde Star Trek con Star Wars, purtroppo succede spesso con Fabiano, ma ce ne siamo fatti una ragione ormai. No, perché una delle due saghe è sicuramente, una delle due è più efficace, insomma, è scritta meglio, è più interessante, ha dei colpi di scena che funzionano, e non c'ha Jar Jar Jans. Jar Jar. Dai, allora, ci vediamo settimana prossima, Enrico, grazie per questo percorso con Puccini. A voi. Grazie. E alla ci prossima. Vediamo settimana prossima. Ciao Enrico. Ciao Henry. Quindi adesso salutiamo tutti quanti. Vabbè, questa bella faccia allegra di Rosa. Bella la tua. Fai come Madame Butterfly, dai, su, fallo in diretta, dai. Sì, ma però deve spuntare, almeno mi spunta il principe che torna, no. Invece manco quello spunta. Niente. Quindi niente. Vabbè, no, non mi ammazzo. Ma ancora è presto. Dai, allora, ci vediamo. Bene. Allora, ci vediamo domani con Mario Alberti. Con Mario Alberti. Con un umore migliore di quello di oggi, esatto. Ma... intanto vi lasciamo con lo spottone solito sullo shop online, che ce l'abbiamo ancora dei titoli su shop online, mi credo, mi raccomando, e quindi non è che abbiamo proprio perso, ci abbiamo ancora qui, speriamo Nello di farcela. Ciao, sì, vi ciao. Faremo più di quello che vi abbiamo fatto sapere adesso, non abbiamo altro. Vabbè, però adesso andiamo avanti. Si procede. Beh, domani parleremo di fumetti. Domani parliamo di fumetti. Vabbè.
Ciao, grazie ancora a tutti. Ciao, ciao. Ciao Monica. Ciao ragazzi. Ciao a tutti! It Comics Channel è il canale dell'etichetta indipendente It Comics. Questo è il nostro shop e queste le nostre produzioni. Troverete storie complete, miniserie e VC Experimental Comics, il magazine scaricabile gratuitamente dal nostro shop. Acquistare è molto semplice. Scegliete il vostro albo, leggete le informazioni e mettete nel carrello. Scegliete il tipo di spedizione, con uno sketch originale con 6 euro o gratuito. Acquistate oppure cambiate idea. Venite a farvi un giro. It Comics, più cultura del fumetto.